Grazie Nunzio. Allora, siamo in diretta. Una nuova puntata di queste nostre trasmissioni del Circolo Manfredi che ci accompagnano a cadenza settimanale. E come vedete, oltre a me e al carissimo Domenico, ciao Domenico, Ciao, Gri. sono presenti altri relatori. Perché? Perché oggi parleremo di Raimondo di Sangro, il principe di San Severo. Il 22 marzo 1771, quindi 250 anni fa, moriva, o meglio, sarebbe meglio dire, parlando di Raimondo di Sangro, trasmutava la propria forma corporea, il principe di San Severo. E con questa puntata, con la puntata di oggi, noi vogliamo ricordare proprio questa figura che non ho termini per definirla se non particolare, che ha, diciamo, animato il Settecento napoletano. E lo faremo, come vedete, con molti relatori, con tanti relatori, che adesso vi presenterò. Vi presenterò in ordine, nell'ordine che poi se che seguiranno gli interventi. Il primo intervento, infatti, sarà della nostra magnifica Corinna Zaffarana. Buonasera, Corinna. Buonasera a tutti, grazie Quirino. Che ci inquadrerà, come lei sa fare, io definisco le sue contestualizzazioni storiche come dei quadri di Monet, e dico Monet perché è il mio pittore preferito. Poi passeremo a Domenico Mazzullo, ciao Domenico, Ciao Quirino, buonasera a tutti. che ci parlerà dell'uomo del Settecento. Dopodiché passeremo a Sigfrido Hobel, ciao Sigfrido, Ciao, ciao Quirino, buonasera. che ci porterà per mano in un tour virtuale, purtroppo, in epoca Covid non si può fare altrimenti, nella cappella di San Severo, che è il lascito più importante del principe Raimondo di Sangro. Dopodiché passeremo a Francesco Afro De Falco. Buonasera, Francesco. Buonasera a tutti, grazie Quirino. E Francesco ci parlerà di alchimia, perché Raimondo di Sangro, lo scopriremo a breve, tra le tante cose, era anche, direi, soprattutto un alchimista. E per ultimo, ma non per ultimo, le conclusioni saranno affidate all'autore, lo scrittore, Martin Rua. Buonasera, Martin Rua, che Buonasera Quirino, buonasera a tutti. avrà, secondo me, il difficilissimo compito di trarre le conclusioni di questa serata. Come chi ci segue ogni settimana sa che, come ogni puntata, sono solito iniziare, diciamo, i nostri incontri, le nostre puntate con un incipit che per forza di cose, oggi, dato i dati di numerosi relatori che mi seguiranno, sarà breve. Quello che volevo stigmatizzare, quello su cui volevo focalizzarmi è appunto il contesto storico, il Settecento, perché Raimondo di Sangro è un uomo del Settecento. E come tale, io credo, ma questo è un mio punto di vista come uomo del Settecento, raccoglie in sé la dicotomia che troviamo nel Settecento. Il Settecento, il periodo dei lumi, il periodo della ragione. E nel Settecento che abbiamo persone come Isaac Newton, come Immanuel Kant, come Diderot, come D'Alembert, come Rousseau, e sono quelli che, diciamo, per primi mi vengono in testa, in mente, dove è pregnante questi autori, queste persone, la loro componente razionale. Ma allora, già parlare di un Newton, ad esempio, dove è il padre della fisica moderna, come si spiega in Newton la forte componente razionale col fatto, si è scoperto recentemente, che Newton era anche un alchimista. Ecco la dicotomia di cui parlavo poc'anzi. E come si spiega in un periodo storico in cui è pregnante la parte razionale la presenza di altri personaggi importantissimi, che hanno, diciamo, condizionato poi il romanticismo e l'Ottocento. Come
come ad esempio Martinez de Pascalì, Louis-Claude de Saint-Martin, Williams. Ed ecco, ritorniamo al nostro Raimondo di Sangro, che come abbiamo detto è un uomo del suo tempo e anch'egli raccoglie in sé, sintetizza in sé questa dicotomia. Sappiamo benissimo che Raimondo di Sangro era un uomo razionale, perché anche un inventore, mi correggeranno poi i relatori che mi seguiranno, inventò alcuni fuochi d'artificio, migliorò i fuochi d'artificio, apportò dei miglioramenti nei fuochi d'artificio che poi furono utilizzati per il re Borbone dell'epoca. Inventò, mi sembra, il primo impermeabile, ma poi, sempre il Raimondo di Sangro, ecco, si sposa bene quest'altro aspetto, cioè il fatto che Raimondo di Sangro, oltre a essere un uomo razionale, era anche un alchimista. E poi, come vedremo, e poi i relatori che ci seguiranno, cioè lo inquadreranno anche in maniera più precisa, convivono in lui anche altri anni. Allora, come dicevo, iniziamo subito perché la serata, per forza di cose, dato il numero di relatori, sarà lunga. Ad introdurre il primo relatore della serata, che come ho detto, ci inquadrerà il periodo storico in cui visse, non si può usare termine migliore, operò, Raimondo di Sangro, e cioè il 700. Ed in questo, la delegata a questo sarà Corinna Zaffarana. Spegniamo tutte le telecamere e Corinna ci inquadrerà, utilizzando anche delle slide, il periodo storico, il Settecento, l'Illuminismo. Allora, buonasera nuovamente a tutti. Sì, ho delle slide, possiamo anche partire direttamente con la prima. Innanzitutto ringrazio tutte le persone che sono presenti qui, sia in qualità di relatori, sia in qualità di pubblico, perché naturalmente questi eventi, la bellezza di questi eventi è proprio dovuta al fatto che c'è tanta gente che si mostra interessata. Alla fine è un tema storico, perché la storia dell'esoterismo, in qualunque sua declinazione, è storia, purtroppo molto poco studiata. Io però sono qui appunto per un po' raccontarvi l'illuminismo, che è, come dice la prima slide, il secolo della ragione, perché questo nome, illuminismo, che rimanda alla luce, si riferisce che cosa? Alla luce della ragione. Alla luce della ragione che deve dissipare le tenebre dell'Ancien Régime, che adesso vediamo che cos'è. L'illuminismo, beh, chi si dico illuminismo, tutti mi diranno in coro Francia. In realtà l'illuminismo nasce in Inghilterra, poi si diffonderà in Francia, dove vivrà, diciamo, la sua massima identità, e da lì si diffonderà in tutta Europa, anche in Russia, come ben sappiamo. E va contro l'Ancien Régime, va contro all'antico regime. Ma che cos'è questo antico regime? Beh, fondamentalmente, col termine Ancien Régime, che è un po' un termine di comodo che viene utilizzato, si intende un sistema sociale, un insieme di coefficienti sociali, quindi di valori, che tenevano in piedi una società con una ben precisa struttura economica e di valori, di ideali e di politica. Ecco perché il Settecento, cioè l'epoca che poi, per quello che riguarda nello specifico questa serata, è l'epoca della massoneria, naturalmente, è l'epoca dei personaggi che questa sera andremo a vedere, per certi aspetti anche l'epoca dell'alchimia, non può essere capita se non è capito l'illuminismo, perché queste tensioni nascono proprio in opposizione all'Ancien Régime, che prevedeva innanzitutto una società rigida. Che cosa vuol dire rigida? Vuol dire che era una società all'interno della quale non ci poteva essere un ascensore sociale, perché le persone nascevano in una determinata condizione per volere di Dio. Quindi ciò che tu avevi in vita doveva essere accettato, diciamo, con un atto di fede. Questo è molto giusto da un punto di vista dell'ottica cristiana, perché se io vado a supporre la presenza di un Dio onnisciente e onnipotente, in quanto onnisciente sa benissimo chi sei tu, come sei venuto al mondo, e in quanto onnipotente, se non ti schioda di lì, è perché va bene così. Quindi, sulla base fondamentalmente di questo assunto, avevamo una società gerarchica ma totalmente immobile, cosa che appunto la massoneria rivoluziona nei suoi intenti, ma soprattutto di origine divina.
L'illuminismo si propone di rovesciare tutto questo, ma attenzione, in nome di che cosa? In nome della ricerca della felicità. Ed ecco che l'illuminismo, non solo per il calcio alla ruota che ha dato in seno all'evoluzione della rivoluzione scientifica, ma anche da un punto di vista dei coefficienti sociali, cioè dei valori, che sono coefficienti sociali perché cambiano naturalmente a seconda del periodo, noi siamo ancora oggi figli dell'illuminismo. In sostanza l'illuminismo e tutti i grandi personaggi dell'illuminismo sono nostri veramente antenati, cioè sono davvero i padri o le madri, più i padri per l'epoca, fondatori di molte cose che ancora per noi oggi sono importanti e sono dei valori. Innanzitutto questa ricerca della felicità, un po' come la rivoluzione industriale, è la grande madre del nostro sistema economico contemporaneo. No? La felicità è inventata dall'illuminismo. La felicità è tanto importante nelle Costituzioni, si pensa alla Costituzione americana, ad esempio, che ha molto a che vedere anche con la massoneria naturalmente, inventa la felicità individuale come un bene inalienabile dell'uomo. E questa felicità individuale, che per noi ancora è tanto importante, come si raggiunge? Beh, gli illuministi ritenevano che si potesse raggiungere solo attraverso l'uso della ragione. Ma c'è un motivo che va capito appunto nel periodo storico, perché noi siamo figli del Settecento, ma noi siamo anche figli dell'Ottocento. E se il Settecento, come giustamente il dottor Tirelli diceva all'inizio, è un secolo caratterizzato da una forte dicotomia, ed è vero, lo è ancor di più l'Ottocento, dove riemergono delle spinte irrazionali che poi porteranno anche alla fondazione della psicanalisi freudiana, e noi siamo figli di entrambi questi secoli con tutte le loro contraddizioni. Per cui per noi sentir dire, perché credo un po' questo deve fare un bravo storico, no? Riuscire veramente a calarsi nei panni, quello io cercherò, no? di trasmettere, sentir dire che la felicità è qualcosa che può essere raggiunto solo tramite la ragione, a noi stona, ci sembra molto limitativo, e probabilmente lo è, infatti tutto l'Ottocento reagisce, no, a questo con romanticismo, ma in realtà va capito in seno all'epoca, cioè l'illuminismo è una corrente filosofica, sociale, artistica e quant'altro, che si sta ribellando a un mondo dove lo scopo dell'uomo non era, attenzione bene, la felicità, ma era la salvezza. E dove la salvezza era ottenuta per fede, arriva la felicità ottenuta per il tramite dell'esercizio della ragione, che al contrario della fede, che discrimina gli esseri umani e li pone su un piano gerarchicamente non solo diverso ma immutabile, la ragione, ritenevano gli illuministi, è bene condiviso dell'uomo, intanto possiamo passare alla seconda slide, è un bene assolutamente condiviso da tutti gli esseri umani, e in quanto tali, se noi guardiamo alla fede e alla salvezza, allora abbiamo il re che è posto in una posizione di privilegio. Credo che sappiate tutti che il re non solo era ritenuto di origine divina, ma ci sono dei momenti della storia in cui il re era il re taumaturgo, no? Quindi la sua aura divina poteva anche guarire dalle malattie, quindi una divinità vera e propria. Invece nel nome della ragione tutti gli uomini sono uguali, e soprattutto tutti gli uomini possono andare incontro a un cammino, diciamo, di elevazione, perché dobbiamo utilizzare un tempo lineare, perché comunque non abbiamo un tempo circolare, no? Come non c'è nel cristianesimo, non c'è neanche nell'illuminismo, c'è un tempo lineare, dunque c'è un'evoluzione dal peggio al meglio, però viene fatta non per tramite della fede, del dogma, del sacrificio, di quanto altro prevede, diciamo, una religione, ma viene fatto a partire da qualche cosa di intrinseco all'uomo, cioè viene fatto a partire da qualche cosa che accomuna e affratella tutti gli uomini, che è la ragione. Naturalmente, e gli illuministi a chi guardavano? Beh, appunto guardavano all'Inghilterra, no? Che molto ha a che fare anche con la fondazione della massoneria, appunto all'alba del 1700, no? L'Inghilterra diventa un po' il simbolo del nuovo, di ciò che ci sarà. E per lungo tempo i paesi anglosassoni, anche noi li abbiamo visti come i paesi del futuro, come quello che ci aspetterà, mentre invece il clero, la nobiltà, erano il simbolo di ciò che si doveva e si voleva sorpassare. Passiamo anche alla terza slide. Chi sono i grandi protagonisti di questa uscita dalle tenebre dell'ignoranza? Sono scienziati e filosofi al tempo stesso, ed ecco che in questo si risolve anche la
dicotomia che molto giustamente Quirino chiamava in causa, perché tutti questi personaggi non sono scienziati positivisti, non sono gli scienziati che ci aspettano dopo la fine delle due guerre mondiali, non sono neanche gli scienziati della fine dell'Ottocento, che è un periodo in cui completamente diverso, non è lo scienziato freddo, diciamo, nudo e crudo, ma sono dei filosofi scienziati. E allora ecco che poi vedremo che costoro hanno comunque una spiritualità molto forte, che la vedremo poi, che è il deismo, che è quello che permea poi anche i primi ideali massonici. E allora qui abbiamo un po' di foto importanti, abbiamo Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Cesare Beccaria. E ognuno di loro è stato fondamentale per capire tutto quello che era l'uomo del Settecento. A Montesquieu dobbiamo l'aver rispolverato l'importanza, per esempio, della separazione dei tre poteri fondamentali, un po' come era stato nella Repubblica Romana, no? Ecco, questo anche ispirarsi a questo passato greco e romano, un po' come era stato anche nel corso del Rinascimento. Con Beccaria abbiamo per la prima volta finalmente il superamento della tortura, della pena di morte, perché si afferma l'idea che dobbiamo a Rousseau che una società sia un patto fra uomini, che in realtà è un'idea ancestrale, un'idea ancora della filosofia greca. Allora, all'interno di un patto di mutuo soccorso fra uomini che si stimano e si reputano nobili, a prescindere, non può esistere la pena di morte, perché non c'è valore rieducativo, non c'è valore di reinserimento. In sostanza, sotto questo punto di vista, potremmo dire che la grande età dell'illuminismo trasporta veramente il nostro Occidente nella guilty culture e non più nella shame culture, no? Come si dice in antropologia, cioè dalla cultura della vergogna si arriva finalmente alla cultura della colpa, cioè alla colpa che può essere lavata attraverso un processo equo, attraverso il pagare il proprio debito allo Stato, ma il reato non fa il peccatore. E questo è un tratto di estrema modernità che c'entra con la possibilità dell'uomo di elevarsi, di cambiare, di migliorare, di andare dalle tenebre verso la luce, perché il reato non fa il peccatore. Quindi se io sono un ladro non ti taglio più la mano mettendoti il marchio su tutto il tuo individuo, hai fatto un gesto sbagliato, la società ha il dovere di prenderne atto, di aiutarti a correggerti, ma da quella tenebra tu puoi andare verso la luce, che è una luce della ragione, ma anche una luce divina, come andremo a vedere verso la fine. E poi, alla fine, avremo anche l'idea di una piramide sociale, perché l'illuminismo, un errore questo che si fa spesso, dice vabbè, allora tutti uguali, no? La società illuminista non è una società circolare, come non è una società atea, attenzione bene, no? Quello che si diceva prima. La società illuminista è una società gerarchica e piramidale, solo che la piramide può essere scalata da tutti in senso meritocratico. Tant'è che Voltaire propone come sistema politico, e poi sarà la proposta di Voltaire a vincere, no, con l'assolutismo illuminato, che al vertice dello Stato sieda una guida, la quale però sia a sua volta guidata e ispirata dai grandi filosofi, cioè dagli intellettuali. E questo, possiamo andare avanti con le slide, è un sistema che effettivamente sarà vincente, perché poi, come vedremo, si affermerà per un certo periodo il cosiddetto dispotismo illuminato. Io ho messo solamente una piccola parentesi economica, che però secondo me è abbastanza significativa, perché vediamo che anche in ambito economico la filosofia illuminista si realizza in questo liberismo di cui Adam Smith è uno dei principali e fondamentali esponenti, in cui addirittura all'interno di questo liberismo viene anche concepita la mano invisibile, no? Questa mano che riporta perennemente a una situazione di equilibrio anche quello che noi potremmo chiamare, errando da un punto di vista storico, ma tanto per intenderci, il capitalismo, che anche se insomma in senso stretto deve ancora formarsi. Andiamo pure avanti, questo era solo un remind per raccontare anche il panorama dei valori economici in cui vivevano tutti questi personaggi. E poi come non citare le enciclopedie, perché se questa società deve essere una società fatta da, anzi guidata da uomini che si sono migliorati,
che sono passati dalla tenebra alla luce mediante Dio e la ragione. Adesso poi andremo a vedere che cosa si intende per questo nell'illuminismo. E gli stessi sovrani dovrebbero essere guidati da un consesso di filosofi, ma lo stesso macellaio, che all'epoca vuol dire una persona che fa un mestiere, non una professione, quindi una persona che non ha studiato, deve, avendo l'intelletto, può elevarsi esattamente laddove siede il sovrano. Allora bisogna dare gli strumenti, e questi strumenti sono la scolarizzazione e una grande enciclopedia. Ed ecco che parte nel Settecento il fantastico progetto delle enciclopedie, 1751-1772, un progetto straordinario, 150 autori guidati da Diderot e da Lambert, e anche in questo senso abbiamo la presentazione di un elemento che è caratteristico della nostra società, dall'enciclopedia a Wikipedia, ma il punto è sempre questo, un punto di riferimento universale. Ci dice però l'enciclopedia anche un'altra cosa dell'uomo del Settecento, che ha una mentalità appunto enciclopedica, cioè esiste ovviamente la scienza e quindi esiste la separazione, perché sappiamo che fin dal 1600, a metà del 1600, che abbiamo la separazione delle varie branche della scienza. Abbiamo scienziati che si occupano di cose, scienziati che si occupano di altre, anche se in modo assolutamente meno caratterizzante, no, rispetto al nostro mondo, dove gli scienziati vivono non di specializzazioni ma di ultra e sotto specializzazioni, perché sono diventate ovviamente talmente vaste col progresso scientifico tutte le discipline. Questo c'è anche nel 1700, appunto, seppur in modo diverso, però c'è anche l'idea che l'intellettuale debba essere un po' un intellettuale a 360 gradi. In questo senso c'è un po' di goccia di medioevo, però adesso non voglio tediarvi facendovi un confronto fra l'enciclopedismo medievale e quello settecentesco, perché vi terrei qui delle ore, ci sono delle importanti differenze, ma ecco che il concetto di encyclos, cioè di sapere enciclopedico, si riaffaccia nel Settecento, però con una vocazione non elitaria, come invece era nel Medioevo, ma il sapere in qualche modo per tutti. Possiamo andare ancora avanti, perché c'è anche un altro dato che è fondamentale anche per la storia della massoneria, che caratterizza il nostro mondo. Il Settecento, l'illuminismo, si inventa quella che per noi è, oserei dire, la chiave di comprensione della nostra intera epoca, cioè l'opinione pubblica. L'opinione pubblica, che poi col diritto di voto diventerà fondamentale. L'opinione pubblica vuol dire che per la prima volta i potenti si preoccupano di quello che pensa la gente di loro. Ovviamente l'opinione pubblica, dire opinione pubblica non è dire per forza un bel volto angelico e luminoso. L'opinione pubblica ha due volti, uno terrificante e l'altro bellissimo, ma ricordiamoci che l'opinione pubblica è anche quella della caccia alle streghe e del linciaggio. Allora, come avere un'opinione pubblica di valore? Perché l'opinione pubblica però non può essere quella che dice quella è la strega, adesso la andiamo a bruciare. Allora il popolo va educato per essere all'altezza della democrazia, che sarebbe lo step successivo all'assolutismo illuminato. E va istruita, va resa consapevole del mondo in cui vive, come attraverso la creazione di punti d'incontro, i caffè. Il caffè è un prodotto che viene importato in Europa abbastanza tardi. È all'inizio un bene di lusso, poi diventa un bene sempre abbastanza pregevole, non è il caffè che si concedono tutti oggi, però diventa di più vasto respiro, nascono le botteghe del caffè, è per quello che ho messo un caffettino lì basso delle slide, che fumante, e le botteghe del caffè, i caffè diventano, per tenere conto, uno dei primi caffè nasce addirittura nel 1645 a Venezia, quindi è un percorso lungo, però diventano dei centri di aggregazione degli uomini di cultura. Ai caffè ci si trova, si discute di che cosa? Dei giornali, di quello che si legge sui giornali. Il 1700 è l'epoca dei giornali, quindi è proprio l'epoca dell'opinione pubblica. E questo, poi tutte queste cose le vedremo anche nella massoneria, perché anche la massoneria nasce
riunendo in sé tutte queste cose, compresa l'idea di formare un centro di aggregazione per il miglioramento dell'uomo. La differenza è che al caffè si può parlare di religione, di politica e si possono mettere i gioielli. Andiamo ancora avanti un pochino, anzi si dovevano mettere i gioielli. Io semplicemente, per non portare via altro tempo, prima di passare per l'appunto a questa visione complessiva dell'uomo del Settecento, che si sente un po' come l'uomo greco, finalmente l'uomo della polis, quindi l'uomo della città, che cerca la libertà e cerca l'uguaglianza nel nome di una grande logos universale, lo vedremo poi col deismo. Io ho citato il dispotismo illuminato solamente così per darvi un'idea, questo si realizza veramente in tantissime parti dell'Europa, ma non solo, abbiamo anche in Russia il dispotismo illuminato con Caterina la Grande, con Maria Teresa d'Austria, con Giuseppe II, con Federico II, abbiamo tantissimi sovrani che abbracciano il dispotismo illuminato, che si traduce all'atto pratico, questo per dare l'idea di ancora di quanto siamo figli del Settecento, con praticamente una reinvenzione della burocrazia, con l'invenzione del catasto, con la messa a punto del censimento, con nuovi codici civili e penali che assomigliano tantissimo alla nostra Costituzione, perché quando poi la finisce la Seconda Guerra Mondiale, no? E noi dobbiamo farci una Costituzione, visto che abbiamo votato per la Repubblica, quando la Commissione Costituente si riunirà, i principi guida della Rivoluzione Francese, dell'Illuminismo, entreranno nella Costituzione anche italiana. Vengono riconvocate le assemblee generali, viene creato un sistema fiscale efficiente sulla base dell'anagrafe e sulla base dell'anagrafe si introduce anche la scolarizzazione obbligatoria e poi naturalmente si leva, questo succede veramente in tantissimi stati, la pena di morte e si leva la tortura in vari momenti differenti, però piano piano questo è fatto. E allora in questo clima ecco che possiamo trovare personaggi come il protagonista di questa serata, che è un uomo dal multiforme ingegno, no? Per dirla tra molte virgolette con Omero, e in questo è proprio un uomo del Settecento, perché abbiamo visto che un po' assomiglia all'uomo del Settecento, all'uomo del Rinascimento in questo senso, no? Un uomo versato in molte cose, che è intellettuale, ma è innanzitutto filosofo e che se gode di un privilegio deve usare questo privilegio per il miglioramento dell'umanità, perché l'uomo non è solo, ma è stretto da un patto con tutti gli altri esseri umani, quindi è uomo e cittadino. Ecco che nel Settecento abbiamo il rinnovamento della polis, cioè della politica, e l'idea che l'uomo politico debba essere proprio l'uomo che emerge da un percorso intellettuale, razionale. Alla luce di cosa? I due elementi fondamentali, la laicità e il deismo. La laicità e il deismo sono le due chiavi per la costruzione di un uomo migliore, il cui compito sarà quello di guidare gli altri uomini. Il deismo, scusa, no, facciamo prima la laicità. Laicità cosa vuol dire? Che si insegue la felicità, appunto. E non che si insegue la salvezza. E quindi si inseguono i lumi della ragione che rischiarano e tolgono le loro dense e oscure grinfie dalla disuguaglianza nel nome della libertà e naturalmente della fraternità fra tutti gli uomini, senza distinzione di ceto, di censo e di classe. Di sesso, perché il 1700 è un'epoca molto misogina, ma le motivazioni di queste le andremo a cercare un'altra volta e sono paradossalmente calate proprio all'interno del razionalismo. Io invito tutti ad ascoltare una bellissima conferenza del professor Zagrebelsky, il quale parlava dell'impiego della ragione come fonte del diritto e di come l'impiego della ragione come fonte del diritto non è vero che porta soltanto alla luce, talvolta porta delle ombre terrificanti. E l'illuminismo infatti ha delle sue grandi ombre, ma non è questa la sera per parlarne. Queste grandi ombre iniziano a emergere proprio nell'Ottocento. Ma ripeto, non è questa la sede. Dunque, molti di questi personaggi
non perdono, per così dire, il lume del sacro, cioè della spiritualità, ma perdono il clericalismo, cioè perdono l'affezione per una chiesa che va anche detto, in particolare nel secolo precedente, il 600 e in parte nel 500, aveva ben dato sfoggio di un potere tutt'altro che caritatevole, povero e umile, quindi è anche una chiesa diversa dalla chiesa che noi viviamo oggi, è una chiesa le cui ombre sono molto ben palesi agli occhi di tutti, ok? Quindi questa ribellione, anche questa va insomma calata all'interno di una chiesa che non è naturalmente quella di un papa che dice gli omosessuali, chi sono io per giudicarli, poi magari non fa niente, però butta fuori queste esternazioni. Siamo in una chiesa che ha difeso con le unghie e coi denti l'unità del cattolicesimo senza riuscirci. Siamo in una chiesa che talvolta ha appoggiato la Santa Inquisizione, che ha operato fino ai primi decenni del 1800, quindi chiaramente va anche capita questa grande rabbia che si riversa nei confronti di un'istituzione che non viene più ritenuta credibile come fonte sacrale. E allora che cosa crediamo? Perché il 1700 non è ancora il secolo dell'uomo del Novecento, che è l'uomo che ha conosciuto l'ateismo, e il Novecento è anche il secolo laico, ateo, ok? È un secolo che ha già visto Freud, ha già visto Nietzsche e altri fondamentali pensatori che hanno gettato le basi di qualcosa che però all'epoca non c'è. Però c'è il deismo. Il deismo che cos'è? Il deismo è, diciamo, una filosofia sacrale, spirituale, di matrice profondamente anticlericale, ma al contempo di matrice profondamente razionale. Quindi è un razionalismo spirituale che vede in Dio non tanto il Dio biblico, ma un essere supremo, logos, cioè ordinatore della materia dell'universo. Materia che di questa grande mente ordinatrice si permea. È una visione molto particolare quella del deismo, che sicuramente ha dei suoi forti precedenti nel cristianesimo, perché noi tutti sappiamo bene che il cristianesimo vede in Dio un inizio, ma anche un telos, e vede in Dio una fonte organizzatrice, quindi l'antidio è il caos, no? E Dio è la luce, e anche in questo l'illuminismo assomiglia molto al cristianesimo. C'è un messaggio di Galimberti in cui si analizzano le somiglianze paradosse fra il cristianesimo e l'illuminismo, e sono veramente tante, dalla linearità del tempo appunto a questa visione di tenebre caotiche come il male, e logos ordinatore come luce e quindi il bene. E allora, insomma, questo logos, questa mente che tutto ordina e di cui si permea tutta la materia, porta all'armonia. E allora l'uomo, che è parte di questa armonia, secondo il deismo, compie lo stesso percorso che ha compiuto la materia, cioè dalle tenebre verso la luce, un percorso potenzialmente alla portata di tutti, perché per l'appunto è un percorso che è basato sulla razionalità, che appartiene a tutti gli uomini, non a tutti gli esseri umani, che appartiene a tutti gli uomini, che quindi possono emanciparsi riproducendo il cammino fondamentalmente della natura. Ora, e con questo vado a chiudere, chiunque si sia vagamente anche solo interessato di esoterismo e di alchimia, argomenti che necessariamente devono essere trattati in una serata dedicata all'esoterismo napoletano di questo periodo storico, ma i miei colleghi ben più bravi di me parleranno nello specifico di questo, in tutto quello che io ho detto per raccontare il Settecento, naturalmente sotto un preciso punto di vista, perché sennò potremmo stare qua ora a parlare del Settecento, ci vedrà dietro tante dottrine esoterico-iniziatiche che appunto o nascono nel Settecento o nascono alla fine del Settecento ma fortemente ispirate all'illuminismo, o erano già nate ma naturalmente nell'epoca dell'illuminismo hanno il loro assoluto revival, e quindi magari in un'altra puntata
parleremo magari della massoneria, parleremo degli illuminati, cioè questa alternativa finita malissimo della massoneria, e magari invece questa sera ascolteremo qualcuno parlarci dell'alchimia, proprio di quell'alchimia che nasce in seno a questo periodo storico. Io vi ringrazio di essere stati insieme a me in questo viaggio affascinante, almeno per me, all'interno del Settecento. Sì, mi scuso, io qua mi sono dimenticata di far passare questa slide, ringrazio la regia, questa slide si riferisce alle parole di Immanuel Kant per definire che cos'è il teismo. Infatti dice: colui che ammette solo una teologia trascendentale viene detto deista, concede che noi possiamo conoscere con la nostra pura ragione l'esistenza di un essere originario, ma ritiene che il concetto che ne abbiamo sia puramente trascendentale, che sia cioè soltanto di un essere la cui realtà è totale ma non ulteriormente determinabile. Quindi capite bene, attraverso queste parole illuminanti, come in questo senso la filosofia deista ponga anche le basi della relazione soggettiva e ingiudicabile fra l'individuo e Dio, che è parte integrante del nostro sistema di valori contemporaneo. Quindi io appunto vi ringrazio di essere rimasti insieme a me per questo viaggio. Io mi diverto sempre tantissimo a parlare di storia, questo viaggio veramente affascinante, in una delle epoche storiche a cui dobbiamo di più, insieme al 1800. Spero di avervi divertito, perché io trovo la storia sia divertentissima, e lascio la parola ai miei colleghi, ringraziandoli tutti di essere qua con me, e vi do un bacio e vi aspetto alla prossima. Ciao. Grazie Corinna, ci emozioni sempre e allarghi i nostri orizzonti. Come sempre io dico che è impossibile parlare di determinati temi senza contestualizzarli, e tu puntualmente dimostri diciamo la veridicità di queste mie idee, e ti ringrazio. Abbiamo ascoltato Corinna nominare molto spesso il termine uomo. Abbiamo capito che nel Settecento l'uomo acquisisce una centralità e un'importanza che forse nei secoli precedenti era un po' sfumata ed era un po' sfuggita. E infatti il prossimo intervento, prima di addentrarci poi nello specifico e quindi andare a parlare di Raimondo Di Sangro, e in particolar modo nell'intervento successivo a Domenico Mazzullo de Cappella di San Severo, vorrei far intervenire a questo punto Domenico Mazzullo per parlare appunto delle differenze psicologiche dell'uomo del Settecento rispetto agli uomini che lo hanno preceduto. Vai Domenico, gli altri spegniamo tutte le telecamere e il microfono. Grazie Quirino. Sì, grazie. Domenico, sei inquadrato e ti si sente. Ah, grazie. Grazie Quirino. È un onore e un piacere per me essere qui con voi. E naturalmente io sono uno psichiatra, quindi vi chiederete che cosa c'entra uno psichiatra qui in questo discorso. E devo dire che all'inizio me lo sono chiesto anch'io quando sono stato invitato qui. E io, diciamo, per me la mia vera grande passione è la psichiatria, e successivamente a questa, non in via secondaria ma di tempo dedicato, è la storia. Però mi interessa la storia, diciamo, subspecie psichiatrica. Che vuol dire? Mi interessa la storia fatta da uomini. La storia può essere, come ce la insegnavano a scuola, fatta di fatti, scusate la ripetizione, di eventi, eccetera, e invece a me, e forse sarà una deformazione professionale, interessa la storia fatta dagli uomini, così come quella che vediamo adesso. Noi adesso stiamo scrivendo la storia, una storia
molto particolare, dolorosa, quella che stiamo vivendo adesso, e vivendola non parliamo di eventi, anche di eventi, ma parliamo di eventi che sono fatti da uomini. Prendiamo per esempio un cambiamento così radicale come vediamo adesso nella politica americana, per esempio. Noi parliamo di Biden, di Putin e parliamo di Donald Trump e vediamo che la politica americana è cambiata radicalmente con l'avvento di un nuovo presidente che è succeduto al precedente presidente. Due personalità completamente diverse, i quali hanno rappresentano anche la politica e in questo momento con le loro personalità fanno la storia. Allora ecco che uno psichiatra forse che si interessa di quello che considereremmo il fattore umano forse può essere utile nel darci qualche visione di quello che è il fattore umano, di quello che è l'uomo del Settecento. Come lo immagino io, l'uomo del Settecento? Lo immagino come un bambino, anzi forse direi di più, un adolescente, il quale è vissuto in una famiglia molto costrittiva, molto rigida, basata su dei principi molto rigidi, imposti addirittura con la forza, che lasciava pochissimo spazio all'individualità di questo adolescente, con dei genitori molto rigidi, molto possessivi, molto direttivi, vorrei dire, che indicavano al figlio che cosa dovesse fare, che cosa dovesse pensare soprattutto, come si dovesse comportare. Dei genitori estremamente punitivi nei suoi confronti se solo un pochino si allontanava da quello che erano i principi educativi di quel tempo. E questo adolescente, questi genitori, ovviamente avrete capito, che si riferiscono agli uomini dei secoli precedenti, dove esisteva un potere molto forte, che era quello della Chiesa, che imponeva non solamente i comportamenti, ma anche i pensieri. Guai a pensare diversamente da quelli che erano i principi in vigore in quel tempo. Si potrebbe pensare e fa pensare a un prodotto che ha letto, che è appassionato come me di quella letteratura, fa pensare a 1984 di Orwell, in un mondo ipotetico nel quale esisteva addirittura la psicopolizia, cioè la polizia che vagliava e reprimeva addirittura i processi di pensiero, nemmeno le azioni, ma i pensieri degli uomini. E che cos'era se non l'Inquisizione? Noi l'abbiamo avuta una psicopolizia così rigida. Bastava che qualcuno denunciasse un mio pensiero eretico e ecco che entrava in funzione immediatamente la Santa Inquisizione con tutto quello che di orribile e di tragico poneva. Pensiamo che il Cinquecento
si chiude con il processo a Giordano Bruno di cui abbiamo parlato in puntate precedenti e si apre esattamente nel 1600 con il rogo di Giordano Bruno. Vediamo la biura di Galileo Galilei costretto ad abbiurare per scampare alle ire della Santa Inquisizione. Quindi non era permesso pensare, non dico agire, ma addirittura non era permesso pensare al di fuori di quelli che erano i dettami di quel periodo. E allora che c'entra l'adolescente? Immaginiamo l'uomo dei secoli precedenti come un uomo, giustamente veniva detto, che deve sopravvivere e deve sopravvivere adattandosi a questo rigido regime. Non può agire, non può muoversi dalla propria condizione, non può progredire, non può acculturarsi, perché chiaramente nella cultura sono manifesti i pericoli che comprensibilmente la Chiesa vedeva, perché chi ha cultura pensa, chi non ha cultura non pensa e pensiamo noi per lui. Per cui la proibizione della cultura. Nel Settecento questo adolescente comincia ad affrancarsi da questo rigido, costrittivo dominio genitoriale e comincia a dire: ma io sono un uomo, io sono una persona libera, sono una persona che si muove in un mondo pieno di curiosità, pieno di cose da scoprire, pieno di misteri da indagare. E allora questo adolescente si affaccia a questo mondo incantato dove c'è tutto da scoprire, c'è tutto da conoscere ed è mosso da questa curiosità che si esprime in tutti i sensi, per cui c'è un proliferare di direzioni diverse nelle quali muoversi e nelle quali poter scoprire tutto ciò che c'è da scoprire. Ecco, secondo me, lo spirito dell'uomo del Settecento. Da questo naturalmente scaturisce l'illuminismo, scaturisce la sperimentazione, scaturisce il desiderio di ragionare con la propria testa, di avere delle idee proprie e di poterle manifestare. Ecco, ho sentito parlare di giornali, certo, finalmente si potevano cominciare a manifestare le proprie idee, nasceva la sensazione del diritto di manifestare le proprie idee, di esprimere il proprio libero pensiero, perché era un pensiero che non era stato mai considerato libero, ma c'era un pensiero coercizzato, sottomesso al potere. E tu, Quirino, parlavi di una dicotomia dell'uomo del Settecento. Certo, è ovvio, non tutti gli uomini avevano gli stessi gusti e le stesse predilezioni. Per cui di fronte a questo giardino che finalmente si apriva davanti all'uomo del Settecento, c'era chi
secondo la propria natura. Tu hai nominato Newton, hai nominato Voltaire, eccetera. Secondo la propria natura espandiva le proprie azioni e il proprio sapere nella direzione che gli era più congeniale, nella quale si muoveva più spontaneamente. Per cui abbiamo un Settecento, un uomo del Settecento assolutamente razionale, e abbiamo un uomo del Settecento meno razionale e, se vogliamo, più affettivo, più sentimentale. E qui entra in gioco lo psichiatra. Noi non siamo fatti solamente di una mente razionale, ma abbiamo anche una mente affettiva. L'abbiamo visto in puntate precedenti. Noi abbiamo un cervello affettivo e un cervello razionale. Non sono l'uno in contrasto con gli altri, sono tutte e due parte di noi, e usiamo tutte e due, come usiamo la mano destra e la mano sinistra. Esiste il destrimane come me, che usa prevalentemente la mano destra, ma esiste il mancino che usa prevalentemente la mano sinistra. Per cui anche l'uomo del Settecento utilizza più, in alcuni casi, il cervello razionale, la sua predisposizione razionale, e in altri casi utilizza più la predisposizione emotiva. Ma è per questo il Settecento è così affascinante, perché non è caratterizzato da un'unica dimensione, ma è caratterizzato da più dimensioni, vorrei dire tante quali sono gli esponenti di questa ricerca. E la cosa bellissima, e che è stata detto da Corinna, che l'uomo del Settecento non cerca più la salvezza del dopo, ma cerca la felicità. Per la prima volta nasce questo concetto di felicità come aspirazione dell'uomo, come un diritto dell'uomo, e addirittura è un diritto che è espresso nella Costituzione americana, nella Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, e verrà ripresa poi nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo con la Rivoluzione francese, che è figlia dell'illuminismo. Per la prima volta questo concetto così sublime come quello di felicità viene considerato come un bene inalienabile, come un diritto dell'uomo. E questo diritto dell'uomo può uscire fuori solo da una mente dell'uomo del Settecento, non può uscire fuori da altre menti di uomini di epoche precedenti, perché questo concetto assolutamente non c'era. Il Settecento l'uomo del Settecento è un uomo coraggioso. Nel Settecento nascono le società segrete, nasce la massoneria. Perché? Perché c'è ancora un vecchio regime che teme questa aspirazione dell'uomo del Settecento alla conoscenza. Per cui nel 1717 nasce la massoneria speculativa in Inghilterra, e gli uomini del Settecento in un certo senso inseriscono le loro
modalità in una società preesistente, trasformandola in una massoneria speculativa che poi dura ancora adesso. Per cui l'uomo del Settecento è un uomo che si stupisce di fronte al mondo che ha davanti a sé. Si stupisce e lo vuole conoscere. Vi ringrazio. Grazie, grazie Domenico, grazie. Allora adesso sappiamo tutto sul periodo storico e sull'uomo del Settecento e non ci tocca che addentrarci nel vivo della puntata di stasera, cioè di Raimondo di Sandro, e nello specifico del suo lascito più grande, la Cappella di San Severo. Quando si approccia, io la prima volta che vidi la Cappella di San Severo avevo 8 anni, mio padre mi portò nella Cappella di San Severo, logicamente come tutti i bambini fui attratto dalle macchine anatomiche, rimasi lì impaurito, stupefatto. Poi dopo ci sono ritornato col tempo varie volte, all'epoca non era molto conosciuto, adesso per andare a entrarci bisogna fare file chilometriche, e molto spesso nei nostri appuntamenti diamo anche dei consigli di lettura, e cosa che farò anche stasera, per approcciarsi nel modo migliore alla Cappella di San Severo, che io considero l'università del simbolo. E quale migliore libro potrei consigliare per approcciarsi alla Cappella di San Severo? Il libro è questo che io ho, che ho letto, che leggo, che ho letto, che leggo spesso, che l'ho letto e rileggo, è di un autore, un attimo, Siegfried Opel, è tuo questo libro. La Cappella filosofica del Principe di San Severo, di Siegfried Opel, edito Stamperia del Valentino, che è, diciamo, il testo di riferimento, a mio avviso, se si vuole comprendere bene la simbologia racchiusa nella Cappella di San Severo. L'altro libro che mi sentirei di consigliare è questo, che è l'iconologia di Cesare Ripa, adesso Siegfriedo ci spiegherà anche perché, e ora Siegfriedo ci porterà per mano, facendoci fare un tour virtuale, quindi coadiuvato dalle slide, nella Cappella di San Severo, e forse, che ne so, forse, ci spiegherà il codice, il significato, il messaggio celato all'interno della Cappella di San Severo. Pregherei tutti di chiudere la videocamera e il microfono. Domenico, se puoi chiudere videocamera e microfono. Come si chiude? In basso a sinistra clicchi sul microfono e il videocamera. Non lo trovo. Non lo trovo. Ah, ecco. Ecco. Ok. Allora, Siegfriedo, pendiamo dalle tue labbra. Ok, grazie, Quirino. E partiamo anche con le immagini, Nunzio. Da quando ho scritto il libro, ma in effetti anche da prima, sono andato X volte nella Cappella San Severo con gruppi di amici, di fratelli che la volevano visitare. Infatti mi sarei dovuto procurare un cappellino come guida della cappella, visto che realmente spesso ci sono andato. Adesso non sono più a Napoli, quindi ormai questo ruolo passerà a qualcun altro. Ho raccolto il percorso, quello che in genere faccio quando mi reco alla cappella con qualche amico, e che cerca proprio di esprimere quello che è proprio il discorso logico messo in atto dal Principe di San Severo, che è un tipico esponente della cultura settecentesca, della società settecentesca, come è stato messo in evidenza dai relatori che mi hanno preceduto. Cioè di questo doppio binario, come diceva pure Guidino, fra una visione estremamente razionale, lucida, scientifica,
di ricercatore, di scienziato, di uomo che cerca anche l'innovazione sociale, e dall'altro canto però una persona che affonda i suoi interessi anche nell'antichità più remota. Il principe diceva di se stesso e della sua attività di inventore che si sarebbe chiamato Arabek, il che significa inventore, ma non come inventore di qualcuno che trova qualcosa di nuovo, ma colui che scopre qualche cosa che già si conosceva nel passato. E quindi qua entriamo in una logica che è un poco quella del tempo circolare, cioè in subsole novi, cioè quello che noi riusciamo a scoprire in effetti già si conosceva in precedenza. E come dice Guénon, praticamente dalle fonti originarie della conoscenza noi ci siamo andati progressivamente allontanando, salvo poi a ricostruire questo percorso a ritroso. E per ricostruire questo percorso esistono delle tecniche particolari. Possiamo procedere alla prossima diapositiva. Va bene, e questo chiaramente è lo stemma della famiglia, della casata dei Di Sangro, che sono diventati principi di San Severo alla fine del Cinquecento. Prima erano duchi di Torre Maggiore, prima ancora erano conti di Sangro, di Castel di Sangro. E quello che va notato è, a parte il toson d'oro che pende nella parte inferiore dello stemma, la corona ducale, e poi il drago sul cimiero dello stemma, sul cimiero che sormonta lo stemma, e che ha tutta una serie di significati simbolici sui quali adesso non ci approfondiamo, ma che sono estremamente interessanti, che si legano sia al nome del principe sia al carattere specifico dei suoi interessi, nei quali il sangue gioca anche un ruolo non di secondo piano. Possiamo passare all'altra. Vabbè, qui delinea un poco il carattere del principe come filosofo, nel senso che veniva dato al termine dagli antichi alchimisti, che dedica la sua esistenza alla ricerca, ma in tutto questo questa ricerca non è solo per svelare dei segreti della natura, ma sostanzialmente è rivolta ad un mistero, al maggiore mistero forse al quale noi come uomini ci troviamo di fronte, che è il mistero della vita e della morte, quindi dell'alchimia e della scienza e della filosofia, vista anche come una, potremmo dire, proprio una vittoria sulla morte, o meglio, comprendere qual è il meccanismo che separa il nostro, che separa e unisce il nostro aspetto come esseri viventi, ma anche al di là di quella che è la nostra vita fisica, e quale può essere il nostro destino nel post mortem. Andiamo appresso. Oh, qui ci sono alcuni, diciamo, alcuni testi che ci rivelano, diciamo, le fonti delle notizie che noi abbiamo sul principe di San Severo. In primo luogo, il principe parla di se stesso nella lettera apologetica, che è lo scritto che lui fece sui quipu, che era questa scrittura a nodi utilizzata dagli antichi peruviani, e che fu considerato anche opera, potremmo dire, eversiva, scritta in una malvagia cabala, come poi diceva uno dei suoi detrattori, tra l'altro era un gesuita, e quindi lo mise in una situazione molto particolare. Questa opera fu pubblicata nella stamperia che il principe aveva fatto realizzare nel suo palazzo nel 1750, e il 1750, proprio a metà secolo, è l'anno chiave della vita del principe, perché è l'anno in cui lui, secondo quanto lui dichiara, fu iniziato in massoneria e poco dopo acclamato come gran maestro. In realtà la sua iniziazione è avvenuta diverso tempo prima, ma nel 1750 le varie logge che esistevano a Napoli si riunificarono ed effettivamente il principe di San Severo fu acclamato gran maestro e divenne il primo gran maestro di una gran loggia nazionale in Italia, cioè di una loggia che non dipendeva dall'Inghilterra o dalla Francia o dall'Olanda, che erano le maggiori
famiglie massoniche del periodo, ma era nazionale, cioè era proprio del regno di Napoli. Altra fonte di informazioni è la storia dello studio di Napoli di Gian Giuseppe Origlia. Gian Giuseppe Origlia fece questa opera abbastanza ponderosa in due volumi sulla storia, potremmo dire, dell'università di Napoli, degli intellettuali, dei pensatori vissuti a Napoli, e dedica nel secondo volume una settantina di pagine al principe San Severo, che tra l'altro aveva anche sponsorizzato la pubblicazione dell'opera ed era il suo mecenate, e in cui ci fornisce moltissime informazioni di prima mano sulla vita del principe, sulle sue intenzioni, sul suo modo di pensare, sulla successione di una serie di eventi abbastanza significativi, tra cui anche quello di una opera alchemica che lui faceva, utilizzando delle ossa umane, tra l'altro, e da cui poi aveva ricavato, per uno strano accidente, almeno così narra lui, il lume eterno, cioè un lume che bruciava ininterrottamente. Poi abbiamo la breve nota di ciò che si vede nella casa del principe di San Severo, in cui, diciamo, abbiamo un'altra descrizione delle sue invenzioni, dei suoi interessi, eccetera. Infine, dalle costituzioni della società dei liberi muratori, e questo a proposito del fatto che il principe fosse stato iniziato precedentemente, perché praticamente si riporta una relazione su una tornata che ebbe luogo diversi anni prima del 1750. E poi, oltre ad essere stato eletto Gran Maestro, nello stesso anno praticamente inizia i lavori di restauro della cappella. La cappella esisteva dal 1585, era la cappella gentilizia della famiglia. Il principe interviene e la trasforma e le dà l'aspetto che la cappella ha oggi, cioè le dà proprio il suo significato. E tra l'altro, vabbè, non mi dilungo su questo aspetto, però è interessante il fatto che dal 1585, che è il momento in cui fu anche data la carica, diciamo, il titolo di principe di San Severo ai duchi di Torremaggiore, al principe sono passate 7 generazioni, cioè in effetti il principe è l'ottavo esponente della famiglia, però è il settimo principe di San Severo perché si è saltata la generazione del padre che, essendosi comportato un po' male, essendo stato un po' birichino in gioventù, non ebbe il titolo che passò direttamente dal nonno al nipote. E possiamo passare alla successiva. Ecco qui. Qui è la cappella di San Severo. La prima cosa che il principe fece fare è stato l'affresco del soffitto con la gloria dei Di Sangro, della famiglia Di Sangro. Tra l'altro, poi, se si osserva attentamente questo affresco, si notano diversi particolari interessanti, a parte il triangolo della divinità, ma anche degli angioletti, che tanto angioletti non sembrano, quanto piuttosto degli spiriti dell'aria. Tra l'altro, il principe aveva anche fatto stampare nella sua stamperia due opere, il Conte di Cabalis insieme al Riccio Rapito, il Conte di Cabalis di Montfaucon de Villars, il Riccio Rapito di Alexander Pope, tutte e due opere che si riferiscono in maniera che è abbastanza ironica e scherzosa alla tradizione rosacrociana e alla dottrina paracelsiana degli spiriti degli elementali, cioè degli spiriti degli elementi, tra cui in particolare gli spiriti aerei, quegli stessi che poi compaiono in Shakespeare come Ariel, eccetera, eccetera. E comunque anche quest'opera era ritenuta profonda, per quanto fosse scherzosa, apparentemente, però anche questa era un'opera all'indice, infatti il re poi mandò a sequestrare tutte le copie che erano state stampate. E qua poi vediamo dall'alto una scena della cappella. Quello che notiamo sono le sculture addossate ai pilastri, perché esistevano già delle sculture, cioè sotto gli archi, nelle nicchie c'erano i sepolcri degli antenati del principe San Severo, ma non c'erano
dei monumenti dedicati alle dame della famiglia e quindi il principe fece realizzare 10 monumenti addossati ai pilastri della cappella, di cui 9 sono dedicati alle dame e uno solo è dedicato ad un uomo, cioè al suo padre, Antonio di Sangro, che è quello che vedete nell'angolo in fondo a destra. E al centro potete vedere poi dall'alto la statua del Cristo velato che non avrebbe dovuto stare qui, ma questo ne parleremo dopo. Possiamo passare alla successiva. Ecco qua di nuovo abbiamo questa visione di insieme. In questa visione insieme il problema era trovare il percorso, cioè trovare la logica con cui erano state disposte queste sculture per capire quale potesse essere il viaggio da effettuare all'interno della cappella, perché si poteva girare tranquillamente e vederle una dopo l'altra, però non ci si ricavava un grande significato se non quello di poter decodificare le singole simbologie, mentre invece trovando uno schema il discorso assume un peso completamente diverso. Vi faccio notare che le due statue angolari di Singanno e la Pudicizia sono addossate a degli obelischi e praticamente sono come se fossero i due obelischi che si trovano all'ingresso dei templi egiziani. E possiamo passare alla successiva. Ecco qua, e qui abbiamo quale può essere questo schema. Quando abbiamo detto che erano 10 le sculture addossate ai pilastri, ovviamente di sculture fatte realizzare dal principe ce ne sono anche altre, però queste costituiscono il sistema logico di base. Ed è un sistema che ci riporta alla tetractys pitagorica, cioè quindi alla successione dei dieci numeri dall'unità al 10 messi in triangolazione 1, 2, 3 e 4, ma ci riporta anche al corteo delle muse, 9 muse più una divinità Apollo, il che è lo stesso schema che noi abbiamo con le 9 sculture dedicate alle dame più una dedicate invece ad una figura maschile. E poi quello che invece diventa rivelatore è l'albero delle Sefirot, di cui penso abbiate contezza, che è formato come la Tetractys da 10 numeri, cioè dai numeri da 1 a 10, e che segue un percorso che va dall'alto in basso, cioè da Keter la corona a Malkut il mondo, e sarebbe l'emanazione che dalla divinità, diciamo, dalla sfera metafisica, discende fino al mondo materiale, passando in successione attraverso le varie sefira, cioè le varie enumerazioni, ognuna delle quali può essere rapportata a un pianeta, a un momento, e possono essere altrettante tappe di un percorso mistico da percorrere invece dal basso verso l'alto, cioè partendo da Malkut, risalendo fino a Keter. Andiamo alla prossima. Qui abbiamo un poco i vari riferimenti sull'aspetto esoterico, diciamo, le fonti di ispirazione del programma iconografico, diciamo, i suoi riferimenti politici, i suoi riferimenti alchemici e esoterici. In primo luogo vi parlo dell'ultimo libro, L'iconologia di Cesare Ripa, che già Quirino segnalava, che è un libro di iconologia scritto nel 1595, pubblicato la prima volta, che ebbe un grandissimo successo e che diciamo, dai modelli per figure allegoriche, per figure di divinità con i loro attributi, i loro atteggiamenti, il colore delle vesti, che cosa fanno, cosa non fanno, come devono essere descritte. E le allegorie della cappella sono in buona parte ispirate alle allegorie del Ripa. E infatti, tanto piaceva il Ripa al principe di San Severo che ne curò una pubblicazione in 4 volumi, mentre quella dell'iconologia del Ripa ha delle xilografie ed è in un solo volume, cioè questa edizione ampliata del principe, immaginate 4 libroni,
fatti stampare dal principe, ornati non più da xilografie, ma da incisioni sul rame. E quello che noi sappiamo poi, che ci dice Loriglia, è che si è ispirato alle allegorie, alle immagini del Rita, per tutte le sculture, ad eccezione di una sola, quella del Disinganno, cioè l'unica maschile che dicevo prima, cioè quella dedicata al padre, e vedremo come questo abbia una particolare importanza. Un altro fatto che ci interessa è una veloce rassegna di alcuni testi che hanno avuto una certa importanza in questa faccenda. Cioè, il primo è L'Étoile flamboyante, scritto dal barone di Chiudi, che era stato iniziato dal principe e faceva parte della sua loggia, che quando poi nel 1751 scattò, diciamo, non una vera e propria persecuzione, ma comunque una messa al bando della massoneria da parte del re, insieme alla scomunica da parte del papa, se ne scappò, andò in Francia, andò più in Russia e fondò una società segreta, diciamo, una società massonica che si chiamava la Société de l'Étoile flamboyante, il cui catechismo ha due riferimenti principali. Uno è un catechismo di ispirazione alchemica e poi si basa su due testi, uno è la Lux Obnubilata e l'altro è il Novum Lumen Chymicum, cioè uno è del Cosmopolita, il Novum Lumen Chymicum, e la Lux Obnubilata è del Marchese Santinelli. Marchese Santinelli, uomo di fiducia della ex regina Maria Cristina di Svezia, alchimista importante, così come il cosmopolita, alchimista molto molto importante, entrambi legati all'ambiente rosacrociano. Nelle edizioni, ci furono edizioni sia della Lux che del Novum Lumen Chymicum, che sarebbe questo qua che vedete, dove non ho messo il frontespizio, ma il segno, diciamo, distintivo di questa società segreta dei filosofi incogniti di cui si parla nell'introduzione, sono stati pubblicati a Parigi da Laurent Duris nella fine del Seicento. In entrambi i casi si fa esplicito riferimento alla società rosacrociana. In più sappiamo che il Marchese Santinelli si era recato a Napoli per pare ufficialmente per delle faccende amorose, ma in realtà molto più probabilmente per essere iniziato all'interno di una confraternita che evidentemente esisteva a Napoli, e ne abbiamo diversi elementi a riprova di quanto diciamo, e che doveva in chiave rosacrociana rappresentare comunque una sopravvivenza di un'antica scuola iniziatica egiziana. Possiamo passare alla prossima. Ecco qua, allora vi dicevo, è molto importante il Disinganno, la statua del Disinganno, dopo la esaminiamo in particolare. La statua del Disinganno corrisponde a Malkuth, cioè al mondo, e poi esiste questo cammino della saetta, cioè la via breve che porta dalla statua del Disinganno a quella di Keter, cioè la statua del decoro che rappresenta Keter la colonna, passando attraverso per le statue della pudicizia, che rappresenta la sfera lunare, e per, qua ho sbagliato, ho scritto Yedod invece che Yesod, vabbè, e per Tiferet, cioè il chakra cardiaco, praticamente la sefira centrale, che è rappresentata dalla statua dell'amor divino. Praticamente queste sono le quattro sculture che si trovano nei quattro angoli della cappella, quindi rappresentano le quattro pietre angolari, quindi rappresentano i fondamenti della via iniziatica tracciata all'interno di questo tempio. Così come le quattro pietre angolari di un qualsiasi tempio, di una qualsiasi chiesa, eccetera, ne indicano i fondamenti, i pilastri di fondazione, quindi il riferimento essenziale. Possiamo passare dopo. Eccolo qua. Allora, il Disinganno, scolpito da Queirolo, praticamente è la seconda o la terza scultura fatta realizzare dal principe, perché la prima è stata la pudicizia. La pudicizia era stata scolpita da Corradini. Corradini era uno scultore veneto ed era un fratello, era massone anche lui, però era piuttosto anziano, e infatti
Insieme al principe formulò proprio il progetto iconografico di tutte le sculture della cappella e tra l'altro ne fece anche alcuni modellini in Creta, alcuni dei quali esistono ancora. Però poi morì senza poter portare a termine l'opera e quindi il principe poi ha assunto di volta in volta altri scultori, tra cui il genovese Queirolo, grande virtuoso della scultura, con cui però non andava altrettanto d'accordo, infatti poi finirono pure a andare in causa l'uno con l'altro. Il Querolo perché non consegnava a tempo le sculture, a sua volta che si lamentava perché non veniva pagato puntualmente, insomma, piccole faccende. La statua del Lusignano, dicevamo, è l'unica maschile, diciamo, l'unica più che l'unica maschile, è l'unica dedicata a un uomo all'interno della cappella ed è l'uomo che si libera dalla rete degli inganni. A Napoli veniva almeno detta popolarmente o pescatore, perché praticamente questa rete veniva detta come quella del pescatore, ma praticamente anche la rete in cui si pesca il pesce ermetico, e qui Francesco mi può ben capire, cioè praticamente quando sul composta appare una struttura reticolare all'interno della quale si pesca lo zolfo, cioè si trova questa piccola lente biconvessa che rappresenta il principio igneo e maschile dell'opera, cioè lo zolfo, così come poi vedremo la madre del principe, la pudicizia, rappresenta il principio mercuriale. Qui abbiamo una specie di quadro di sintesi, questa è come se fosse prima e ultima della serie, perché se osservate la figura del genietto, il genio delle illuminazioni che aiuta l'uomo a districarsi dalla rete degli inganni, voi noterete che ha in testa una corona dalla quale si leva una fiammella, in mano ha uno scettro, e poggia il piede su una sfera terrestre. Quindi noi abbiamo chiaramente l'indicazione di Malkuth, dell'asse centrale dell'albero delle Sefirot e dell'ultima Sefira, cioè praticamente quella del mondo materiale. Mondo materiale che coincide con la rete degli inganni, cioè con le coordinate, con la struttura cristallizzata della realtà materiale e visiva, dalla quale attraverso la luce dell'intelletto, la luce dell'iniziazione, il risveglio della luce, si è parlato molto stasera dell'illuminismo, qui si tratta di una luce che però viene evocata dal profondo e si innalza sulla testa dell'uomo, così come nell'iconografia anche di diversi santi noi vediamo che dalla loro testa si levano delle fiammelle. E abbiamo poi anche qui un'altra indicazione precisa, abbiamo tre libri chiusi e un libro aperto. Cioè il libro aperto parla dello scioglimento, vincola tua disrumpam, praticamente ti scioglio, devo sciogliere, ti scioglierò dai tuoi vincoli, dalle catene che ti tengono avvinto. Ed è il libro aperto che praticamente segue i tre libri chiusi. I tre libri chiusi rappresentano la triplice reiterazione delle operazioni alchemiche, il libro aperto ne rappresenta il risultato quando l'uomo, arrivato alla fine del suo percorso, ha finalmente conquistato la libertà. Possiamo passare alla prossima. E questo è il punto d'arrivo, è il libro aperto. Qui invece siamo al punto di partenza. Il rilievo che sta alla base del disinganno mostra il miracolo della guarigione del cieco nato. E qui, diciamo, i cultori di alchimia potranno anche riconoscere il simbolo del soggetto grossolano dell'opera, che viene anche richiamato dal nome stesso di Antonio, del padre del principe. E i fratelli massoni riconosceranno il momento dell'illuminazione, quando praticamente colui che è cieco, che è bendato, che non ha mai potuto vedere, vede finalmente la luce. Quindi è il momento in cui, aprendo gli occhi alla luce, inizia il percorso iniziatico. Possiamo procedere. Vabbè, questa è la scritta con le citazioni, vincola tua disrumpa, vincola tenebrarum. Vincola tenebrarum, quindi praticamente anche qui abbiamo il concetto della lux obnubilata, che nel titolo francese dell'opera è la lumière sortant
Parfumem de tenebre, cioè praticamente la luce che esce dalle tenebre, così come l'opera del cosmopolita invece si chiama Novum Lumen Chymicum, praticamente il nuovo lume chimico, quindi sempre con questa idea della luce che illumina il percorso. Diciamo che è la prima condizione per intraprendere un percorso iniziatico, ma rappresenta anche l'obiettivo del percorso stesso. Per non cum hoc mundo danneris, per non essere dannati con questo mondo rappresentato, come abbiamo già detto, dalla rete degli inganni. Poi era interessante anche vedere questa ricostruzione della terra con il genietto delle iniziazioni, il genietto delle illuminazioni, che con il suo piedino fa ruotare il globo terrestre, quindi di come poi i destini della Terra siano poi sottoposti all'azione di forze occulte e segrete. Passiamo a presto. E qui dall'altra parte, quindi nella parte dedicata al padre, il padre della pietra, lo zolfo. E abbiamo quindi questa simbologia della luce che deve emergere dalle tenebre, del momento dell'iniziazione e di questa energia creativa, di questa energia forte, simboleggiata proprio dal genietto con la sua fiamma che si leva dalla testa, quindi fuoco. Qui invece abbiamo proprio la dea madre, questa, infatti non manco mai di far notare che sì, pur chiamandosi pudicizia, è piuttosto sexy come scultura. E quindi il velo vela, però svela anche le forme di questa donna, che sono di una donna bella, prosperosa, proprio perché è la fecondità della natura a cui qua ci si riferisce, e ci si riferisce ai misteri della natura e al suo aspetto segreto. Questa è una Iside, in effetti, è una dea delle iniziazioni, il cui ruolo è quello di rompere la lastra del sepolcro. Vedete, questa statua che si erge come dal sepolcro, come se fosse avvolta nel suo sudario, ne spezza la lapide, cioè supera la morte, cioè è un'entità psichica che sopravvive alla morte materiale, e nel segno del suo trionfo è rappresentato dal serto di rose che voi vedete, così come la sua natura umida e aerea è indicata dal bruciaprofumi che troviamo in basso. Quindi noi possiamo proprio immaginare questa immagine che si leva come un fumo umido, come l'umidità contenuta all'interno della vegetazione, cioè l'umido radicale degli alchimisti, che sostanzialmente rappresenta l'energia mercuriale, cioè l'energia feconda, l'energia movimentata, rapportabile sia all'aria che all'acqua, e che deve essere estratta dalla terra che la contiene. E così, se proseguiamo. Ah, vabbè, allora no, forse ancora, se vai un attimo a quella di prima ancora. Perché qui alla base, questa si vede poco, ma vediamo come lei spezza la lastra del sepolcro. Così vediamo anche una quercia che praticamente ha spezzato le lastre della tomba, praticamente, e quindi questa energia vitale rappresentata dalla vegetazione, che è così forte da spezzare il marmo, spezzare la pietra e fuoriuscire. È un poco come la storia dell'acqua che viene fatta scaturire dalla fonte di Ippocrene da Pegaso, oppure la storia di Mosè che fa scaturire l'acqua dalla roccia. Cioè, quindi questa è un'acqua che scaturisce dalla pietra. E vediamo appresso. Adesso sì. Adesso sì, vediamo i vari rapporti. Uno, ovviamente, è quello della dea Iside. Qui l'abbiamo nella immagine proprio proposta dal Cartari con vedete, il velo, la veste cosparsa di stelle, il sistro in mano che indica il suono, l'anfora, l'acqua alla base. E poi abbiamo un'altra immagine molto importante, che è quella, diciamo, che
di cui parla anche Furcanelli, che rappresenta l'alchimia, rappresenta anche la scala della filosofia come indicata da Beozio, da... con un libro chiuso e il libro aperto, il giglio che rappresenta l'asse polare, la testa fra le acque e le acque superiori, e poi va bene la carta dei tarocchi della papessa, che è sempre quella che corrisponde a Iside, rappresenta il principio femminile ed è la sacerdotessa dei misteri, cioè colei che poi rappresenta l'iniziazione isiaca, cioè praticamente ai piccoli misteri di Iside. Passiamo a presto. Qua si vede bene, sì, la roccia che si spacca grazie alla fuoriuscita della quercia. Avete visto le rose? Qui vediamo l'apparizione di Cristo alla Maddalena, nella scena nota come Nolime Tangere, cioè Cristo appare alla Maddalena come ortolano, cioè con l'apparenza dell'ortolano, però dopo la morte ovviamente, dopo essere risorto, e però l'intima di non toccarlo, Nolime Tangere, e ci chiediamo il perché. Perché probabilmente la ricomposizione del corpo non è ancora quella di quando San Tommaso lo tocca, è probabilmente una ricomposizione ancora parziale. Poi le rose che avevamo visto prima ovviamente ci richiamano alla mente il discorso dei Rosa Croce, e se abbiamo le rose troviamo anche la croce, e la possiamo vedere proprio nel gesto che fa la Maddalena, incrociando le braccia sul petto, per cui noi possiamo immaginare proprio la rosa che spunta da questo incrocio, che poi corrisponde al petto, al cuore, quindi alla sfera più intima che si va a manifestare per essere attivata, che diciamo diventa espressione e simbolo di una delle componenti fondamentali di tutto questo viaggio. Passiamo appresso. Adesso noi stiamo seguendo il cammino della saetta, quindi adesso siamo andati all'estremo opposto, cioè alla destra dell'ingresso, dove troviamo la scultura dell'amor divino, che praticamente dal punto di vista allegorico rappresenta l'uomo che innalza un cuore infiammato dall'amore divino verso la divinità. Ora notate che vedete il bracciale che ha questo personaggio? Da questo bracciale pendeva, così ci viene riferito dalle cronache, una catenella. E se passiamo appresso, qui lo vediamo un poco più preciso, praticamente è quella che potrebbe essere l'aurea catena omeris, cioè o meglio la catena delle corrispondenze, delle analogie che uniscono ciò che è in alto, quindi l'universo stellato, vedete la stella a sei punte, con l'universo diciamo materiale, con il mondo materiale, a cui poi è stato dedicata anche l'aurea catena omeris, il titolo di un bel lavoro, di una bella opera alchemica, che ci indica un ragionamento molto, un modo di ragionare sia relativo alla emanazione, per cui da un anello della catena, o meglio da una sfera si passa alla sfera successiva, sia anche le catene analogiche che legano fra loro gli elementi, dagli elementi che stanno in alto, come possono essere le stelle oppure addirittura la sfera metafisica, agli elementi materiali, come possono essere animali, piante, minerali. Ok. E abbiamo visto nella prima coppia, cioè il padre e la madre del principe, ovvero il disinganno e la pudicizia, e indicano la sfera maschile e la linea femminile, cioè le due linee maschile e femminile che hanno una loro prerogativa nei due lati, diciamo, nelle due navate della cappella. Quella di destra è maschile, e vedete che questo è l'angelo acquasantiera che sta accanto all'ingresso, vicino alla statua
dell'amor divino che ha fattezze maschili, e notate l'atteggiamento che è quello del pensatore, cioè una persona profondamente concentrata in se stessa, e vedete che abbassa la fiaccola, cioè porta all'interno di se stesso la fiamma della concentrazione, quella stessa fiamma che poi ha infiammato il cuore, che viene levato verso l'alto, e dall'altro lato invece poi troveremo il corrispettivo femminile. Possiamo andare a quella presso, sì. Vabbè, che vediamo poi l'acquasantiera dopo. E troviamo la statua del decoro, che è quella, diciamo, su cui finisce la saetta e rappresenta Keter, mentre il cuore fiammeggiante dell'amor divino ci indicava Tiferet, cioè la sefira che corrisponde al sole e al cuore. Questa qui indica invece la corona. Ed è qua divertente il fatto, perché per questa immagine il principe si è ispirato al Ripa, e il Ripa pone sulla testa di questo personaggio una corona. In questo caso la corona è stata resa invisibile, noi possiamo immaginare che la regga con la mano che sta dietro la schiena. Poi notiamo che riveste una pelle di leone e poggia la testa del leone sulla colonna Sic floret decoro decus, tra l'altro anche come cabala fonetica ci troviamo con il numero 10, cioè è la decima, è la prima da un lato e la decima tappa del percorso dall'altro, con cui si compie la decade delle virtù. Ci esiste anche un bel libro di Cesare della Rivera, Il mondo magico degli eroi, dove praticamente contrappone la decade delle virtù, analoga quindi alle 10 sculture della cappella, alla dodecagonia dello zodiaco, cioè praticamente al cerchio zodiacale che invece condiziona l'uomo, mentre l'uomo che invece utilizza il numero 10 per elevarsi va al di là di quelli che sono i condizionamenti. Però poi possiamo notare delle altre cose, no? Vediamo questo qua, allora ha degli attributi da Ercole, no? La pelle leonina, però non ha affatto l'aria di Ercole, no? Immaginatevi l'Ercole farnese e vedete poi questo, che invece è piuttosto effeminato, spalle strette, atteggiamento un po' molliccio. Quindi, diciamo, tanto virile in fondo non sembra, e questo poi viene sottolineato dalla immagine successiva. Vedete, dove notiamo questo bizzarro particolare, in cui vedete che usa due tipi di calzature diverse, cioè il coturno, cioè che è la calzatura del cacciatore o del guerriero, e lo zoccolo, che invece è umile ed è femminile o compadinesca, se preferiamo. E qui qua poi di fianco ha l'immagine del Ripa, vedete la corona di foglie, il segno del mercurio sul cubo che regge nella destra. Poi praticamente dovrebbe avere degli amaranti, cioè o la veste essere di amaranto, che ci collega all'ordine dell'amaranto di Maria, fondato da Maria Cristina di Svezia, di cui faceva parte Santinelli, e la pelle di leone, vedete, abbandonata sulle spalle. Quindi questo è il decoro come lo aveva descritto Ripa e come lo ha poi adattato il principe. Ora, questa presenza del maschile e del femminile, cioè attributi erculei e però atteggiamento effeminato, praticamente ci fa capire che questo è un essere in cui la parte maschile e quella femminile in qualche modo si sono congiunte, cioè praticamente questo rappresenta il rebis. Qui lo vediamo nella bella tavola di Basilio Valentino, in cui un corpo unico, due teste, maschile e femminile, in altre immagini anche due sessi, eccetera, regge squadra e compasso, che sono i simboli dell'arte, diciamo, e del lavoro, nonché è circondato dai vari segni planetari. L'aver raggiunto il rebis significa che, vedete, superando sopra il drago, il famoso dragone che abbiamo visto sul cimiero, sopra lo schema del mondo alato, quindi della materia che si eleva, e all'interno di una struttura a uovo, perché il rebis rappresenta l'uovo dei filosofi, cioè il compost, cioè una sostanza in cui
le due componenti, maschile e femminile, sulfurea e mercuriale, si sono unite, dando luogo, diciamo, dando vita ad un nuovo soggetto che poi dovrà a sua volta essere sottoposto ad una lunga cottura e vedremo poi dove avviene questa cottura. Adesso possiamo passare alla prossima, che dovrebbe essere l'altra acquasantiera dall'altro lato, quindi accanto a questa scultura, che invece, come vedete, ha dei tratti femminili. Anzi, se si va all'immagine successiva, è ancora più interessante, perché vedete che oltre ad essere femminile, piange, quindi ci porta il discorso sull'elemento femminile e sull'elemento umido. Quindi la colonna del fuoco da un lato, la colonna dell'acqua dall'altro. Passiamo appresso. Poi ci sono molte, è lo stesso, vedete, la stessa dicotomia l'abbiamo con questi due santi che fanno parte della famiglia, Santo Dovizio e Santa Rosalia, in cui Santa Rosalia ovviamente sta dalla parte nella fila della pudicizia, e Santo Dovizio, che è un santo benedettino, sempre della famiglia dei Di Sangro, che sta invece nella parte maschile. Ok? Che poi Santa Rosalia sarebbe quella di Messina o Catania, insomma in Sicilia è particolarmente adorata. Allora, parlavamo l'uovo filosofico. L'uovo filosofico deve essere cotto in un atanorlo, praticamente in un forno preparato apposta. E qua praticamente noi abbiamo le quattro virtù piramidali, cioè le quattro statue che stanno nel mezzo, diciamo, nella parte centrale della cappella. Hanno tutte e quattro delle strutture piramidali a cui sono appoggiate, diciamo, dietro di esse. E queste sono le quattro facce di un'unica piramide. Questa piramide è quello che rappresenta la Tanorsa. Andiamo appresso. Eccoli qua. Vedete, la gloria, vedete anche questo modo di rappresentare la piramide, che non è come la piramide di Cheope, è una piramide abbastanza, un po' più all'obelisco. E poi in questa di Piero Arediano, praticamente ci fa anche vedere come la piramide sviluppi al suo interno un fuoco, e che questo fuoco praticamente attraverso il cuore e il cerchio e la circolarità ci porta alla stella a 6 punte, quindi ad un posto, diciamo, che fa parte della sfera, diciamo, ci consente il passaggio alla sfera metafisica, a cui si accede poi dalla punta della piramide. Andiamo. Allora, la prima delle virtù piramidali. Tra l'altro è stato anche simpatico stabilire la successione di queste quattro fasi, perché se voi osservate il medaglione che sta al di sopra della statua, praticamente reca una pietra grezza, cioè dovrebbe essere un ritratto, dovrebbe essere il ritratto della nuora, che ovviamente era ancora in vita, e quindi questo spiega perché non sia stato ancora scolpito questo ritratto, però in realtà è perché è una prima fase delle operazioni. E questa si chiama la sincerità all'opera, e è caratterizzata da alcuni fatti. Vedete, in primo luogo presenta nella sinistra un cuore, mentre con la destra regge un caduceo. Il caduceo, simbolo mercuriale, è qui composto e sta ad indicare il potere della parola, cioè quello che si dice, il cuore, il potere del pensiero, cioè ciò che si ha nel cuore. Noi usiamo anche l'espressione parlare con il cuore in mano. E nel testo del Ripa poi invece è detto che l'uomo sincero è colui che quel che ha nel cuore, quel medesimo ha sulla lingua, quindi parla come esprime sinceramente il suo sentire. E poi vedete che ci sono questi due uccelli. Penso che possiamo passare anche a quella successiva, dove c'è il particolare in evidenza. Vabbè, qua c'è quello del caduceo, vediamo se dopo. No, vabbè. E i due uccelli, se ci fate caso, cioè se ci avete fatto caso quando li avete visti, vedrete che uno è imprigionato dal puttino, dall'angioletto che sta alla base della statua, mentre l'altro svolazza.
il che significa solve, in linguaggio alchemico, significa solve et coagula, cioè sciogli e coagula, è compatta. Unisci il fisso al volatile, fissa il volatile e volatilizza il fisso, cioè queste due operazioni che si ripetono X volte durante l'opera alchemica. Mentre qui vediamo che il volatile è stato fissato. Vedete il puttino che sta sotto la seconda statua, che è la soavità del gioco matrimoniale o maritale, che è la seconda perché vedete che la pietra del ritratto è stata lavorata, cioè è stata sbozzata e comincia a mostrare le fattezze di un volto. Il giogo, la dama che rappresenta la soavità del matrimonio, del giogo maritale, perché? Perché il matrimonio è un gioco, perché unisce due persone di nature diverse, però è un gioco leggero da portare, se si ha la fortuna ovviamente di trovare una moglie adatta, quindi questo gioco è alato, cioè non pesa sul collo di chi lo porta. In più abbiamo i due cuori infiammati e uniti, che ovviamente rappresentano l'amore che unisce le due persone, ma rappresenta anche il doppio zolfo che praticamente è stato attivato, fissando il volatile. Infatti, se vediamo l'immagine successiva, abbiamo dei riferimenti alchemici abbastanza precisi. Qua è sulle nozze chimiche, vedete la componente sulfurea che viene unita alla componente mercuriale. Poi c'è Nettuno che fa un'operazione nell'Atanor, vedete, il liquido del boccione viene distillato. Poi abbiamo quest'altro forno da cui si levano due forme di fiamma, che sarebbero i due cuori, i due zolfi, e poi il pellicano, diciamo, che sta dietro, che indica la natura volatile. Se andiamo presto, mi pare che ce n'è pure un'altra. Ecco qua, vedete, i due cuori fiammeggianti che corrispondono ai due cuori di questa chiave di Basilio Valentino, con i due leoni, il leone rosso che divora il leone verde o viceversa, con un guerriero che sta alle spalle di tutta questa situazione, e i leoncelli che stanno per nascere da questa operazione. Quindi vedete, i rapporti sono molto molto evidenti. Possiamo passare appresso. Terza immagine, terza virtù piramidale è la liberalità. La liberalità che consiste nel donare ma con misura, e praticamente nella mano destra questa signora teneva delle monete e un compasso che poi si è rotto, ma diciamo si sa che era un compasso. Poi con la sinistra regge una cornucopia da cui scende ogni ben di Dio, monete, gioielli, eccetera, e ai suoi piedi c'è l'aquila di Giove, così come sulla sua fronte scende la Margherita, cioè quindi la pietra impreziosita. Questi sarebbero i doni del cielo. Questa donna con l'aquila ai suoi piedi rappresenta Giunone, Giunone che fu appesa da Giove alla aurea catena praticamente fra il cielo e la terra, e che rappresenta l'atmosfera da cui discendono i doni, cioè che dona con liberalità, praticamente è quello che poi si chiama anche il lac virginis, cioè praticamente queste influenze celesti che in un determinato periodo dell'anno scendono sulla terra e diventano, diciamo, rappresentano una delle componenti essenziali dell'opera. Passiamo ancora appresso. Ecco qua il compasso, quello che rimane del compasso e le monete, e qua è la statua cioè l'immagine della liberalità nella iconologia del Rita, sempre con la sua brava cornucopia, anzi questa ha due cornucopie, perché vedete, una è di prodotti della terra, cioè della natura, e l'altra invece è di prodotti dell'arte, quindi ars et natura, che si uniscono. E poi anche qui c'è l'aquila, questa sembra più un'aquila, una fenice forse più che un'aquila, che esce dalla sua testa e praticamente rappresenta, in questo caso in realtà è un'aquila, rappresenta l'origine celeste dei doni che la liberalità trasmette.
Possiamo passare dopo. Ecco qua, questo è il Lac Virginis, in un'altra bella tavola di Basilio Valentino, di questa bella sirena, che poi, se ci fate caso, è tale quale alla assomiglia, ricorda la sirene, le due sirene che stanno sulla guglia di San Domenico, a Piazza San Domenico, che pure sono mostrate con i seni, da cui, diciamo, chiaramente sono stato e non può uscire niente, ma da cui si immagina. E così anche la statua della sirena delle Sizze, no? Che sta dietro, vicino all'università, una delle più belle sculture della sirena napoletana di Partenope. Va bene, che poi è il nome tutelare della città. Oh, e questa è l'ultima dove vedete che nel medaglione, mentre lì avevamo un volto, qui addirittura ne abbiamo due. Se lì avevamo la natura, qui abbiamo l'arte. Vedete, la statua precedente poggiava sulla roccia, qui invece fra la roccia e la statua e la figura allegorica c'è un plinto, cioè c'è prima una base marmorea e poi un plinto di colonna, e c'è la scritta Educatio et disciplina mores faciunt, che corrisponde al napoletano mazza e panella fanno i figli bella, cioè praticamente senza educazione, senza disciplina non puoi acquistare diciamo, un comportamento corretto. Ma soprattutto perché è la pratica delle virtù quella che consente all'uomo di raggiungere un punto di equilibrio. Il libro che il fanciullo, che poi rappresenta in fondo lo stesso principe bambino, che si diceva fosse molto vivace ed è pieno di fuoco, vedete come si muove, come arzillo, il libro è il De Officiis di Cicerone. De Officiis di Cicerone, che è praticamente il libro che contiene proprio il discorso sulle virtù passato dall'antichità classica al cristianesimo all'epoca del principe. La donna ha da un lato i seni scoperti ad indicare la sua generosità, in questo caso nell'elargire non i doni della natura ma quelli del sapere, però ha anche una ferula, cioè la bacchetta che usavano prima i maestri per insegnare la disciplina agli alunni più riottosi. Passiamo dopo. Vabbè, qua vedete, qua se ci riuscite a leggere, si legge il De Officiis di Cicerone, diciamo la cosa, sì. Oh, e adesso passiamo ad un altro momento, al centro proprio della cappella, quindi fra le quattro virtù piramidali c'è un asse orizzontale. Un asse orizzontale che ha due personaggi che corrispondono a questi due, cioè al sapiente e al guerriero. E sono la prima che dice ognuno dei due, i due devono funzionare insieme. Alcuni dicono che sono Ulisse e Aiace. Vabbè, possiamo passare appresso. C'è l'unione delle due forze. La prima è lo zelo della religione di Fortunato Nelli. Questo al principe non piaceva molto come era venuta questa statua, però diciamo è abbastanza significativo. Abbiamo il vecchio saggio che percorre, segue la natura alla luce della sua lanterna e adopera la disciplina. Vedete che c'è anche una sferza in mano, mentre ai suoi piedi un fanciullo con la fiaccola fa uscire dei serpenti e li brucia, diciamo, da un libro, anzi, da più libri. In realtà, questo sarebbe lo zelo della religione, cioè lo zelo che si ha nello spurgare dai libri i contenuti ereticali, blasfemi, insomma, ciò che non era corretto. Ma in realtà questo non era proprio il discorso che il principe avrebbe fatto, anzi, lui era il primo poi ad andarsi a leggere i libri all'indice, aveva pure chiesto una speciale licenza per poterlo fare senza incorrere nelle ire di nessuno. Ma quello che vedete qua è invece un qualcosa di molto particolare. Se passiamo appresso lo vediamo, penso, meglio. Vabbè, qua è il fatto della lampada. Questa è una bella tavola del Michel Mayer, no? Del sapiente che segue le orme della natura, perché chiaramente va seguita la natura per comprendere, diciamo, per comprenderne i segreti. Andiamo appresso. Ecco qua.
Allora, vedete, il fanciullo tira fuori i serpenti da questi libri. Questi due serpenti lo mordono al ginocchio e al collo del piede. Poi, tra l'altro, in questa scultura c'è un altro particolare che richiama proprio sul soggetto dell'opera alchemica. È il fanciullo che alza la fiamma. Praticamente, vedete che i due serpenti formano un caduceo. Mentre se poi osservate, dice manca l'asta del caduceo. L'asta del caduceo potete immaginare che sia formata dallo zampillo di pipì che il puttino, l'angioletto, sta per emettere, l'urina puri, che poi va a costituire l'asse del caduceo, mercuriale, che rappresenta il sale armoniacale, cioè quello che armonizza i due principi contrari simboleggiati dai due serpenti del caduceo e che, come vedete, stesso nel suo termine armoniacale, però significa anche ammoniacale. E così poi ricordiamo, per inciso, che il principe ha fatto anche diversi esperimenti con urine provenienti da diversi paesi, sempre per ottenere questa luce che non si spegneva, questa luce, questo lumen eterno. Andiamo a presto. Dall'altro lato. Allora, lì abbiamo il saggio, qui abbiamo il guerriero. Potremmo dire, mentre il saggio è colui che in effetti estrae il mercurio dal libro chiuso, cioè dal libro che rappresenta il soggetto minerale grossolano da cui si estrae la materia mercuriale. La materia mercuriale però è anche il pensiero, i concetti, in cui la materia mercuriale semplice è il pensiero normale e volatile, il mercurio filosofico invece è il mercurio, cioè il pensiero del sapiente. Per verificare queste cose bisogna fare un'altra pratica, cioè domare il leone, cioè domare la propria parte passionale e istintiva. Assopirla, diciamo, uccidere il vivo per risvegliare il morto, dicevano gli alchimisti. Infatti, qua c'è il bambino, il puttino, l'angioletto che abbassa la fiaccola. Il guerriero regge una catena con cui sembrerebbe che abbia domato il leone, però va anche detto che il leone non è incatenato, cioè non c'ha un collare, ma lui stesso regge la catena fra i denti, quindi si è fatto bloccare di buon grado. E poi se vediamo ancora, qui abbiamo, questa si chiama il dominio di se stesso, questo è nell'immagine, nell'iconologia del Ripa che corrisponde al tarocco della forza, vedete la donna che apre le fauci del leone o che spezza la colonna, che diciamo. E vabbè, poi qua sarebbe troppo lungo, passiamo alla successiva. E questo era l'aspetto interessante. Quando si osserva questa scultura, si vede che questo guerriero, due sono le possibilità, o sta dormendo o è morto, quindi o è il vivo che ha dovuto morire per risvegliare il morto, o viceversa, insomma. Quindi praticamente ha. I sensi sono stati attutiti, cioè la parte, potremmo dire, lo stato di veglia è stato bloccato e si sono sviluppate delle forze interiori che diversamente, diciamo, nella piena coscienza e nell'azione del guerriero non si potrebbero sviluppare. Quindi è questo stato di quiete interiore, il concetto del silenzio come dell'anigredo, dell'entrare in se stessi, una fase della concentrazione, della meditazione che serve poi praticamente a sviluppare. Perché se noi non raggiungiamo il nero, la fase della morte e della putrefazione, non potremo mai vedere la luce. Andiamo appresso. Oh, e infine, ultima corsa. Diciamo, questa era l'asse orizzontale, che rappresenta due momenti della tecnica di realizzazione, poi abbiamo invece una sfera proprio dedicata. Ormai abbiamo esaurito le 10 sculture della navata, adesso
vediamo questo asse che va dall'ingresso, diciamo, dall'organo, dal balconcino che sta sull'ingresso, all'altare maggiore, al Cristo velato. Vediamolo in ordine. Vabbè, e qui abbiamo il cecco di sangro che esce dal sepolcro con l'aquila di Giove che l'accompagna, e la cassa è stata portata in alto da due grifoni, cioè dall'unione delle due nature, volatile e terrestre, leone e aquila, pelle di leone abbandonata, come la pelle di leone che stava sul letto di mummificazione, e l'uomo, l'iniziato, esce armato di tutto punto dalla cassa, accompagnato dai fulmini di Giove. Quindi questo significa che praticamente ha trovato una forma di energia interiore, questo è il guerriero che ha prima assopito i suoi sensi per poi risorgere dalla cassa di morto. Andiamo appresso. Questo corrisponde, vedete, i due grifoni corrispondono alle due acque del guerriero delle vasche, che è una delle immagini dello Splendor Solis. Andiamo ancora a presto. E qui vediamo dall'alto, diciamo, la prospettiva. Siamo adesso al di sopra del guerriero che emerge dalla tomba e vediamo dall'alto, diciamo, il Cristo velato, il pannello dell'altare e il sepolcro sotto l'altare. Andiamo dopo. Oh, sul pannello dell'altare è interessantissimo questo particolare in cui la Veronica, cioè la pietra vincente, come la pietra vittoriosa, come spiega Pulcanelli, si trova il panno della Veronica, viene esibito da questi due angeli che in effetti sono di nuovo un rebis, perché se voi vedete di quattro gambe se ne vedono solo due, quindi è una doppia entità che praticamente mostra la pietra che ha vinto i suoi cimenti. Ok, ancora no, non che ha vinto, che sta per vincere. Il sepolcro vuoto, che corrisponde all'immagine, vedete che c'è poi questa specie di angeletto sulla destra, si vede solo la testa e le ali, che corrisponde all'immagine del Ba degli antichi egiziani, vedete in questa immagine tratta dal Libro dei Morti, con l'ombra che esce dalla tomba. Andiamo ancora appresso. E poi abbiamo, saltando ancora il Cristo velato, abbiamo invece questa immagine, diciamo, ancora la morte. Questo è il sepolcro del figlio, che ovviamente era ancora vivo all'epoca, del figlio di Don Raimondo, Vincenzo, che poi sarà pure Gran Maestro di una delle famiglie massoniche napoletane. Andiamo dietro, andiamo avanti. E vedete che ai lati del sepolcro ci sono dei crani alati, e in corrispondenza, siccome questo sta sulla porta laterale della chiesa, abbiamo questo cranio anche esso alato e però anche coronato, cioè che rappresenta il trionfo sulla morte. Andiamo presto. E quindi di fronte a questo sepolcro si va al sepolcro del principe, dove si passa per questo resto del pavimento originale della cappella, che era secondo un antico modello usato già in epoca romana, ne troviamo testimonianza del Colano, per esempio, formata da svastiche e quadrati e cubi, il che rappresenta l'alternanza del fisso e del volatile, diciamo, la svastica rappresenta la rotazione del cielo, mentre il cubo la fissità della terra. Andiamo appresso. E questo è il sepolcro del principe, da cui tu, Quirino, hai preso l'immagine che prima veniva preso. Si pensava che il ritratto del principe fosse invece quello di Vincenzo. E qua poi c'è questo fastidio, cioè con tutte le testimonianze degli interessi del principe, delle sue attività militari, del cannone di cuoio che aveva inventato, cose. E però poi abbiamo questo particolare che potete osservare sulla sinistra, che se andiamo appresso c'è il particolare proprio. Vedete che è il libro con squadra e compasso, questa con buona pace di quanti dicevano che il principe, abiurando ufficialmente la massoneria, l'avesse anche realmente abbandonata, cosa che invece non è tanto vero, che fa in modo da testimoniare,
la sua adesione all'istituzione massonica attraverso questa particolare, messo un po' in disparte, ma che comunque all'osservatore attento non sfugge. Andiamo appresso, che poi ci sta anche l'ascia, perché vabbè, qua stanno i due corpi metallici, cioè non i due corpi metallizzati, le due macchine anatomiche con i sistemi venosi, che invece in origine stavano nell'appartamento della Fenice, nel palazzo, e questo è anche significativo, perché questi due con il sistema venoso in evidenza stavano nell'appartamento della Fenice, domanda alla quale si può poi trovare risposta. Andiamo appresso. Il tempietto sotterraneo dove avrebbe dovuta essere collocata la statua del Cristo velato, in effetti viene in qualche modo riecheggiato dalla pittura della volta dell'abside, diciamo, della parte dove sopra l'altare, e il Cristo velato ha trovato posto in corrispondenza di questo, non dove avrebbe dovuto essere, cioè nel sotterraneo. Andiamo appresso. Ecco qua, è la statua del Cristo velato che tutti conoscono, che tutti ammirano, e che però voi dovete immaginare che se veramente si fosse potuta vedere nella parte sotterranea, in un ambiente oscuro, con i due lumi eterni a capo e a piedi, sarebbe stato molto evidente il suo significato, cioè del corpo che risorge, che attraversa il velo praticamente per risorgere, per rinascere, cioè il maestro morto che rinasce. E notate anche qua ci sono la corona di spine, tiene tre giri di rametti, così come i chiodi sono tre. Adesso vi faccio vedere perché. Andiamo appresso. Vabbè, questo è il particolare, appunto, dove poi si notava come la bravura di San Martino abbia anche reso questo fatto del panno come se fosse preso dal respiro della bocca, quindi di una persona viva più che di un cadavere. Dicevo i tre giri della cosa, perché in primo luogo c'è questa interessante corrispondenza con una illustrazione di Athanasius Kircher dell'arca di Noè in rapporto al corpo di Cristo, qua in forma molto stretta e allungata, ma questo corrisponde all'albero delle sefirotte stesso nei quattro mondi, cioè Azilut, il mondo divino, Beria, quello della creazione, Gezira, della formazione, Assia, quello dell'azione, cioè il mondo materiale. E noi capiamo che praticamente il Cristo morto corrisponde alla Tiferet del terzo mondo, praticamente, e quindi come se fosse la porta poi d'ingresso per il mondo divino, che però ne è ancora la parte materiale, diciamo, rispetto a quella che poi è la via evolutiva successiva. Per cui tutte le operazioni che si fanno hanno un punto d'arrivo, dopodiché si procede, ma non si è al di fuori di questo ordine di realtà e anche dei due successivi. Andiamo alla fine, mi pare che abbiamo chiuso. Ecco, va bene, questa è carina perché la frase che scrive il principe alla fine della lettera apologetica è come che possa tranquillamente aspettarmi nel mio ultimo transito di andare a godere nella regione del fuoco la felicità delle modeste ritenute salamandre che sono gli spiriti del fuoco. E con questo penso di aver finito. Grazie Sigfrido, bellissimo, bellissimo, davvero grazie, grazie. Ti avevo già ascoltato nella cappella di San Severo in occasione di una visita in cui ho avuto il piacere di conoscerti, ma adesso proprio ti sei superato. Andiamo avanti perché ormai si è fatto anche, cioè si sta facendo tardi, però l'intervento successivo di Francesco Afro De Facco avrà qualcosa di particolare. A parte tutto, Francesco, io sono un tuo fan. Fantastico. Ce li ho tutti, ce li ho tutti. Belli. Il tuo primo film, Vitriol. E poi Giordano Bruno di Rosa Croce, il documentario, e altre cose. Grazie mille, Quirino, grazie. Tra l'altro il film Vitriol, bellissimo. Vedetelo, compratelo.
E Francesco ci parlerà, l'abbiamo più volte nominata, l'alchimia. E Francesco adesso ci parlerà di alchimia e ci farà vedere una cosa alla fine particolare che credo non si sia mai vista. Vabbè, non voglio anticipare nulla. Francesco, prego. Allora, grazie. Grazie Quirino, grazie a tutti, meravigliosi gli interventi. Possiamo all'inizio mettere anche solo un attimino la mia immagine prima delle slide, perché faccio una piccola prefazione, poi entriamo nel merito delle slide. È stato un incontro davvero molto interessante, perché siamo partiti da quello che è, diciamo, il tempo, no, in cui si muoveva il principe, quindi la descrizione di un periodo del Settecento, dell'epoca dei numi. Poi abbiamo visto anche un aspetto psicologico, no? Più dell'uomo di quel tempo. Siamo entrati poi con il professor Obel, con questa Lectio Magistralis, insomma, nella Cappella San Severo. Abbiamo visto le statue, un po' della simbologia. A me, come ha anticipato Quirino, l'arduo compito di parlare un po' di questa dottrina, scienza/dottrina, che manipolavano questi signori, che usavano questi signori, insomma, che è l'alchimia. So che avevo detto a Quirino di parlare un po' di alchimia operativa, anche se mi sono reso conto poi che parlare di alchimia operativa è abbastanza complesso, serve molto tempo, altrimenti si rischia di dire le cose un po' troppo confuse, e quindi ho spostato leggermente l'ago della mia bussola verso qualcosa che viene leggermente un po' prima di comprendere, cioè di parlare dell'alchimia operativa, cioè quella di comprendere prima di tutto cosa sia l'alchimia operativa. Perché immagino che, e so che c'è un po' di confusione, soprattutto insomma nei nostri tempi, sulla differenza tra alchimia operativa e spesso qualcosa che viene associato all'alchimia, questo termine, che è quella spirituale, cioè alchimia operativa e alchimia spirituale. Qui voglio tentare di far comprendere la diversità di questi due mondi. Oggi il termine alchimia lo usiamo spesso per dire tante cose, no? Anche quando guardiamo, osserviamo due ragazzi che stanno bene insieme, diciamo tra di loro c'è dell'alchimia e ci sta, cioè nel senso quando due elementi diversi vengono fatti interagire e producono insomma un terzo elemento, si dice è alchimia. Però noi dobbiamo interessarci, dobbiamo pulire, no, tutto quello che si è poi costruito attorno alla dottrina alchemica tradizionale e tentare di arrivare alla fonte, tentare di arrivare a quella scienza, a quella dottrina che, come ho detto prima, praticavano questi signori, tra cui il principe di San Severo, che era un alchimista. Alchimia operativa per un alchimista vuol dire alchimia da laboratorio. C'è bisogno di un forno, c'è bisogno di alcuni elementi per produrre poi una sostanza, per produrre un qualcosa di sintetico, perché nel momento in cui parliamo di alchimia operativa stiamo parlando della realizzazione di un prodotto. L'alchimia ha avuto una grandissima trasformazione. Innanzitutto dobbiamo dire che l'alchimia regia è una dottrina che tende alla realizzazione, lo sappiamo tutti, l'abbiamo anche almeno sentita una volta menzionare, voi nei libri, voi nei film moderni, cioè mira alla costruzione della pietra filosofale. La pietra filosofale, possiamo fare un esempio molto semplice, molto banale, la possiamo collegare per metafora ad una buonissima torta di mele fatta da nonna Carmela, va bene? Seguitemi questo esempio folle. Ora, questa torta di mele è una torta buonissima, i cui ingredienti, a parte qualcuno che si sa, e le misture ovviamente sono segrete, perché il cuoco è geloso, no? Come anche tanti altri cuochi sono gelosi della propria ricetta per produrre la buonissima torta di mele. E così è stato anche per l'alchimia, perché dovete sapere che
l'operazione per raggiungere la filosofale per la via secca, quella di cui discorrerò io adesso, pensate che è pressoché invariata, è una dottrina invariata. Davvero le tracce si perdono nei millenni e sono sempre le stesse misture, sempre gli stessi elementi, sempre le stesse procedure. È come se questa torta di mele venisse, appunto è la sua ricetta per farla, venisse tramandata per generazioni, per millenni. Quindi è un metodo che una volta conosciuto, una volta compreso, si può individuare nelle varie tradizioni. Perché dico nelle varie tradizioni? Perché non esiste soltanto un'alchimia occidentale, non esiste soltanto un'alchimia di un determinato periodo, di una determinata nazione, di un determinato regno. L'alchimia è stata contaminata a seconda del periodo, a seconda del regno, a seconda degli usi e costumi, dei credi religiosi. Quindi diciamo che questa famosa ricetta, gestita, creata, e quando qualche cuoco, perché gli alchimisti vengono anche definiti cuochi, scriveva qualcosa su questa ricetta, sulla pietra filosofale, la edulcorava a seconda del suo periodo, dei suoi usi e costumi. Ecco perché i testi, i trattati di alchimia sono spesso, anzi sono difficilissimi da leggere, da comprendere se non si hanno certe chiavi, e sono, sembrano essere a volte anche molto diversi gli uni dagli altri, ma in realtà sono per questi motivi che vi sto in breve anticipando adesso. Però nel corso dei secoli l'alchimia ha avuto quello che io definisco un momento fondamentale che poi l'ha trasformata ancora in altro, e cioè nel Settecento, ne stiamo parlando, no? L'epoca del San Severo, che è stato un po', diciamo, il volo dell'angelo, come posso dire, l'ultima istanza di questa dottrina che il San Severo ha tentato, anche riformando un po' la massoneria, ha nascosto, insomma, i procedimenti all'interno dei colori, all'interno, ecco, ci vuole anche della cappella, all'interno dei gradi, delle parole di passaggio, ma così bene che neanche un centinaio di anni dopo questo lavoro era già stato dimenticato. Poi nell'Ottocento, il Novecento, il positivismo, eccetera, eccetera, qui l'alchimia ha subito un cambio, una stoccata definitiva. Parlo sempre dell'alchimia da laboratorio, quella che dopo questa perfezione, prefazione, tenteremo un po' di assaggiare. Diciamo che con la nascita delle nuove scuole spirituali, dei nuovi maestri, stiamo parlando verso i primi del Novecento, con la nascita anche dello spiritualismo, del eccetera eccetera, l'alchimia è stata un po' presa in prestito per altre filosofie, un po' più magiche, un po' anche a volte spiritiste. E poi la stoccata finale l'ha data la nascita delle nuove dottrine, come ad esempio la psicologia. E qui non possiamo che menzionare Jung. Jung, non entriamo nel merito ovviamente del lavoro psicologico, ma restiamo sempre in campo alchemico. Jung ha fatto un lavoro, prima di tutto, devo dire, meraviglioso, enorme, cioè ha parlato, ha scritto tantissimo di alchimia, ma l'ha fatto da un punto di vista psichico, l'ha fatto da un punto di vista mentale. Vedremo nelle prossime slide, io ho preparato per voi delle citazioni di alcuni alchimisti e anche qualcosa di Jung, per renderci conto quanto Jung non fosse un alchimista operativo, cioè nel senso da laboratorio. Ha fatto un lavoro magistrale, sì, perché? Perché ha preso le terminologie di una dottrina e le ha calzate in un modo eccezionale, meraviglioso, come analogie, no? In ciò che può accadere dentro di noi, avvicinandole agli archetipi, alle emozioni, ai contrasti, alle ombre e tutte le discussioni, insomma, dell'approccio junghiano. E facendo un lavoro, come ho detto, meraviglioso, ma non sono testi sui quali si può studiare l'alchimia da laboratorio. Ecco, se dovessi consigliare a qualcuno che vuole, insomma, addentrarsi nel mondo dell'alchimia pratica,
che, di cui appunto si cimentavano il Sansevero, il Cosmopolita, Basilio Valentino, Michael Mayer. Non consiglierei i libri di Jung, perché è un'altra cosa, ma lo vedremo nel momento in cui faremo partire le slide adesso. Possiamo anche iniziare e entrare, insomma, in questo mondo, e non possiamo non farlo, anzi lo consiglio a tutti, chi vuole entrare nel laboratorio alchemico, prima di tutto di farsi un'infarinatura, no? Possiamo andare subito alla prossima slide, un'infarinatura di quella che è l'alchimia tramite gli alchimisti contemporanei. Non consiglio di leggere i classici, di leggere i maestri, eccetera, perché sono veramente ostici e complessi, però, insomma, ringraziando il Dio, abbiamo degli alchimisti contemporanei a cui possiamo far riferimento. È stato menzionato più volte anche nell'intervento di Sigfrido, del professor Obel prima, uno è Fulcanelli, come vedete qui uno dei suoi testi. Fulcanelli penso abbia bisogno di poche presentazioni, l'hanno letto, credo, insomma, un po' tutti, oppure sfogliato chi si interessa a un mondo esoterico oppure appunto di matrice alchemica, con il bellissimo testo Il mistero delle cattedrali, in cui gli spiega l'operatività della ricerca della pietra filosofale all'interno di appunto a Notre Dame o alcune altre costruzioni. E poi il suo allievo, uno dei suoi allievi diretti, ossia Canzelier, che vedete qui nella foto. La foto di Fulcanelli non c'è perché ovviamente la sua identità è tenuta celata, gelosamente celata da alcuni alchimisti che la conoscono, e ai più, insomma, celata, resta uno pseudonimo. Mentre invece Canzelier ha fatto molte interviste, ha scritto numerose opere che ve le consiglio di leggere, ha fatto molte interviste, e per i curiosi possono anche andare su YouTube, scrivere Canzelier e addirittura sottotitolato in italiano, e quindi ascoltare un allievo diretto dell'adepto Fulcanelli discorrere di questa grande arte, appunto, dell'alchimia. E vedete che lui è di fronte a degli elementi da laboratorio, perché di questo parliamo, cerchiamo di far comprendere in breve stasera. Cos'era questa alchimia? Che cosa cercavano questi signori? Era solo un qualcosa di psichico, spirituale, eccetera, eccetera? No, era un qualcosa anche di molto pratico, che ci piaccia o no, era un qualcosa, insomma, che faceva sporcare le mani in laboratorio. Andando avanti nella prossima slide, noi possiamo vedere un Canzelier, è sempre Canzelier, che sta chinato su un forno, perché per fare l'alchimista, cioè nel senso per cimentarsi nell'alchimia, come alcuni elementi c'è bisogno anche di un forno. Un forno per fare le pizze? Beh, no, non assomiglia a quello, ma di un forno che arriva anche oltre 1000 gradi per fondere alcuni elementi. Questa è una foto che fa vedere un alchimista all'opera, e vi consiglio di leggere i libri di Canzelier e Fulcanelli se volete avere un minimo di comprensione per andare poi magari a toccare qualcosa che sta più indietro. Scrive appunto Canzelier, vi ho messo qui la citazione proprio parlando di Jung, no? Ve l'ho anticipato prima, e scrive Canzelier all'interno di uno dei suoi testi, questo qui, all'interno di uno dei suoi testi, scrive Canzelier, ve l'ho riportato, il grosso volume di Carl Gustav Jung, Psicologia e Alchimia, non ci sembra né più né meno nocivo. Qui è un alchimista che sta parlando, eh? Tuttavia riunisce all'interno di una interpretazione molto personale e fragilissima un gran numero di estratti di opere, di note biografiche e in particolare di figure simboliche, disgraziatamente riprodotte in modo molto mediocre, addirittura dice, e perciò poco adatte ad un esame preciso e quindi non profittevoli per gli sforzi dello studio. Attenzione. Dobbiamo fare molta attenzione, qui lui non sta parlando, non sta entrando nel campo di Jung, della psicologia, assolutamente no. Sta parlando del suo campo, dell'alchimia. È come se io fossi un panettiere e un'altra persona che non fa il panettiere, ma che ne so, fa un altro tipo di mestiere, fa il meccanico,
scrive un testo sulla meccanica, però a un certo punto inizia anche a trattare di panetteria, no? Apportando delle leggi, delle modifiche, insomma delle filosofie, dei concetti. Io che invece impasto il pane, insomma, da generazioni, posso permettermi magari di dire qualcosina sul momento in cui il meccanico parla, no, della panetteria. Perché? Perché vengo da quel mestiere. Ed ecco che posso, senza saccenza, qui sto facendo canzieriere, posso senza saccenza permettermi di dire che il lavoro di Jung sull'alchimia è un lavoro fragile dal punto di vista dell'alchimia operativa pratica da laboratorio, che poi si apre un mondo da un punto di vista psicologico, interiore, emotivo, ben venga, non si discute, è un altro paio di maniche che non tratteremo. Però, come dicono Fulcanelli, Canzelì, eccetera, se volete dedicarvi all'alchimia operativa da laboratorio, cioè alla ricerca della pietra filosofale, che qui dobbiamo far finta di crederci, far finta di credere che esista, no? Perché se no non possiamo entrare in comunione con gli alchimisti, i libri, in questo caso di Jung, non favoriscono lo sforzo dell'allievo, perché lo porterebbero verso altri orizzonti, magari interessanti, assolutamente, non sto dicendo nulla, ma non quelli della pratica alchemica. Nella prossima slide, visto che abbiamo dato voce a Canzelier su Jung, qui invece citiamo proprio Jung, che dice: non si è mai capito cosa intendessero i filosofi antichi per pietra filosofale. E qui già mi devo un attimino, guardate che io Jung l'amo tantissimo, io non, cioè non sto iniziando, insomma, questa conferenza, questo intervento come detrattore di Jung, assolutamente. Io il suo libro rosso ce l'ho vicino al comodino e mi ispira nelle mie opere cinematografiche, gli archetipi li ho studiati tramite lui e molti li ho compresi tramite lui, quindi... Però adesso stiamo parlando di alchimia da laboratorio. Qui Jung dice che non si è mai capito cosa intendessero i filosofi antichi per pietra filosofale. Già qui potremmo fermare e dire non è vero, perché vi ho preparato delle citazioni di alcuni alchimisti che lo dicono, ma lo dicono proprio pane e pane, vino al vino. Non è vero che non si capisce. Poi se non vogliamo capirlo oppure vogliamo credere che sia altro, va bene, ben venga, tutto è lecito. Poi continua dicendo: non si può rispondere a questa domanda prima di aver capito che gli alchimisti ponevano la loro attenzione su qualcosa di inconscio. Beh, in realtà sì, ma anche no, perché loro descrivevano di operazioni da laboratorio, che nel momento in cui qualcuno la vedremo, tenterò di portarvi col cucchiaino, però nel momento in cui le capiamo, comprendiamo che i libri di alchimia sono dei libri di istruzioni attraverso i quali si può seguire una ricetta, oppure come le istruzioni dell'IKEA per costruire un mobile. Va bene, se li seguite e le conoscete, vedete che pari passo escono dei risultati di cui loro discorrono nei testi. E non è roba interiore, spirituale, quella lasciamo un attimino da parte. Cerchiamo di parlare di cose, prima di tutto, che empiriche, che tutti possiamo guardare, vedere, sentire, poi... altri campi lasciamoli a chi è più bravo di me per esporli. Io mi fermo, insomma, già a questo, che è molto complesso, è un campo minato. Poi continua Jung dicendo: solo la psicologia dell'inconscio, dice Jung, può spiegare il segreto. La teoria dell'inconscio ci insegna che fino a quando questa proiezione è retta su qualcosa rimarrà inaccessibile. Beh, non sono molto d'accordo, attenzione, in campo alchemico, perché se noi diciamo che solo l'inconscio può spiegare il segreto alchemico, vuol dire che degli autori di 400, 500, 600 anni fa che hanno scritto di alchimia, dovevano aspettare poi 500, 600 anni che si sviluppasse, insomma, la nuova scienza della psicologia, della psichiatria, dell'inconscio, eccetera, eccetera, che desse la chiave di lettura per dei testi di tot anni fa. Quei signori scrivevano per quei tempi, non per quando i tempi poi sarebbero stati maturi, no, scrivevano di alchimia per quei tempi. Andando avanti e passando ad un'altra citazione, adesso parliamo proprio della filosofale, facciamo parlare un alchimista importantissimo, il cosmopolita, menzionato, se non mi sbaglio, anche dal professor Hobel prima, e parla della pietra filosofale.
la descrive. Quindi risposta a Jung quando dice non si è ben capito cosa fosse, insomma, questa pietra filosofale. Il cosmopolita dice: se si trovasse il nostro oggetto è già qualcosa, è oggetto, un mouse per esempio, è un oggetto, quindi la pietra filosofale è un oggetto. Al suo ultimo stadio di perfezione, quindi qualcosa che va perfezionato, una materia che va perfezionata, questo l'abbiamo capito, fatto e composto dalla natura, sarebbe fusibile come la cera o il burro, addirittura ve ne descrive la consistenza. Addirittura descrive la consistenza di questa pietra ed il suo colore rosso. È vero, la pietra filosofale ha un colore rosso, rossa. La sua limpidezza dovrebbe apparire esteriormente, allora sarebbe la nostra pietra benedetta, dice il cosmopolita. Ora vogliamo non comprendere che stia parlando di un prodotto? Vogliamo pensare che sia altro? Vogliamo non capirlo bene? Certo, ci è dato, assolutamente. Ma queste altre citazioni nei testi, insomma, dei maestri, degli adepti della dottrina alchemica, invece fanno capire che stanno parlando proprio di un qualcosa di tangibile, qualcosa che si può operare appunto all'interno del proprio laboratorio. Ma ovviamente è un qualcosa di molto segreto. Perché? Perché forse lo accenneremo verso la fine, un pochettino più avanti. Allora, andando avanti con le citazioni, perché io le ritengo importanti, non sentite solo una mia opinione, ma anche quella di alcuni alchimisti, come Tommaso d'Aquino, no? Lo sapevate che era anche lui alchimista. Scrive Tommaso d'Aquino: volli anche provare di convertire in oro il nostro zolfo rosso, bollendolo nell'acqua forte a fuoco lento. Quando quest'acqua divenne rossa, sentite che si trovano, sentite che sono simili, la distillai nell'alambicco e rimase nel fondo della curcubita, pura rubedine dello zolfo, che congelai con la suddetta pietra bianca per farla rossa. Quindi sentite gli stessi termini, pietra, rossa, lasciate stare che adesso non comprendo esattamente, ma parlano lo stesso codice, non mi sembra che stiano parlando di spirito o di quant'altro, è roba proprio materiale, no? Ne gettai poi una piccola parte sopra molto rame e ricavai oro purissimo. Tuttavia, di questo procedimento parlo molto genericamente e oscuramente, attenzione, oscuramente, né qui lo svelo, affinché chiunque voglia iniziare ad operare in alchimia, lo faccia non prima di aver completamente posseduto i modi di sublimazione, distillazione, congelazione, nonché le forme dei recipienti, le quantità e la qualità dei fuochi. Cioè, che sta dicendo Tommaso d'Aquino? Che se non imparate prima l'ABC, no? Di come congelare, distillare, eccetera, eccetera, la materia, è inutile che vi parlo del procedimento della filosofale. Anche se un po' l'ha accennato. C'è un altro estratto di Tommaso d'Aquino, proprio sul trattato della pietra filosofale, cioè più preciso di così, ci mancavano solo le foto all'epoca, no? Per fare un reportage fotografico. Dice: da tutto quanto è stato detto appare chiaro che un composto è un corpo che contiene in sé in potenza un minerale, il quale può essere ricavato non solo per mezzo della natura, ma anche dell'arte. Arte significa arte umana. Sia benedetto il Dio che dona all'uomo un tale potere, affinché, imitando la natura, questa possa commutare le specie naturali, ciò che la natura lentamente realizza in tempi assai lunghi. Quindi stiamo forse un po' capendo che l'alchimia e la pietra filosofale sono una scorciatoia. Una scorciatoia per che cosa? Per operare un qualcosa, per ottenere un risultato che magari la natura ci impiega tantissimi anni, forse secoli, per farlo. Quindi facendo un microcosmo in miniatura nell'Atanor. L'Atanor non è il corpo umano per gli alchimisti, per analogia sì, ma in realtà l'Atanor è proprio il forno, l'abbiamo visto in Canzelier prima. Quindi il microcosmo è quello, e all'interno di questo forno, che genera il calore, no, primigeno della terra, fanno accadere certi procedimenti. Andando avanti, entriamo in quelle che sono una sorta di pratica dell'alchimia, perché entriamo all'interno dei sigilli, dei simboli. Ne vedete tre in alto, e questi si può dire che sono, diciamo, i precetti, i principi filosofici cardini basilare per iniziare a comprendere l'alchimia, e sono
all'estrema sinistra potete notare lo zolfo, poi al centro c'è il sale e a destra il mercurio, no? Si è sempre detto che sono i tre elementi con i quali l'alchimista, gli alchimisti operano per raggiungere la pietra filosofale. Si è detto, scritto, la qualunque, no? Sia filosoficamente, sia spiritualmente, sia magicamente, eccetera, eccetera, su questo zolfo, su questo sale, su questo mercurio. Maestri del Novecento, d'inizio Novecento in poi, qualcuno di loro ha scritto che gli alchimisti in realtà usavano tutta una metafora, che tutto il loro lavoro era una metafora, tutto il loro dire, il loro parlare una metafora, che lo zolfo in realtà significa il mercurio invece, la parte femminile interiore, eccetera, eccetera, che la stessa pietra filosofale è qualcosa che si trova all'interno di noi stessi. E non fa una piega il ragionamento, ma è anche vero che è anche vero il contrario, cioè che questi signori non parlavano in metafore, anche perché scrivere un libro o vari libri, varie opere con all'interno dei precisi meccanismi scientifici, no? Usando delle vere misture, dei veri materiali, dei veri minerali, facendo delle operazioni di laboratorio, cioè si sono inventati una scienza, secondo voi, per parlare per metafora? Beh, è veramente un processo molto complesso, anche perché se dobbiamo dire che la pietra filosofale è dentro di noi, lo diciamo, punto e basta, è molto più semplice. E invece fare tutto un lavoro dietro di costruzione mi sembra un pochettino esagerato per nascondere un segreto, diciamo, così semplice da dire. Magari non da raggiungere, ma semplice da dire. Invece i testi alchemici sono abbastanza complessi perché complesse sono le operazioni da laboratorio. Ora, alcuni alchimisti ci hanno detto e hanno scritto: stolto chi crede che i simboli e gli elementi che vedete qui sono i simboli con, sono gli elementi con cui noi operiamo. E da qui è nata poi, insomma, tutta l'edulcorazione, come vi ho detto prima, nel fine 800, inizio 900, avete visto, gli alchimisti ci hanno messo in guardia. In realtà questi sigilli, questi elementi sono tutta una metafora. L'hanno detto stesso loro, è vero, anche Basilio Valentino lo scrive, ma perché? Perché in realtà non è vero che usano lo zolfo, c'è uno degli ingredienti, non è lo zolfo per fare la filosofale, non è il mercurio, i famosi ingredienti per fare la torta di nonna Papera, di nonna Carmela che abbiamo detto prima, non sono questi, anche perché c'è stato qualche alchimista sprovveduto che ha usato lo zolfo nel suo laboratorio, spesso e volentieri ha fatto boom, e chi invece ha usato il mercurio si è avvelenato da mercurio. All'inizio da Quirino mi sembra che è stato menzionato Newton, sì, per gran parte della sua, per un certo periodo in poi si è interessato all'alchimia, Newton era un autodidatta. Qui apro una parentesi un attimo breve, però importante: è molto difficile dedicarsi all'alchimia in maniera autodidatta, devi essere un Mozart per dire, insomma, di questa dottrina, perché è davvero segreta, è molto complessa. Da soli ci si può intuire quali sono le materie, quali sono gli ingredienti, ma poi le misture, il tempo di cottura, soprattutto le proporzioni e tanti altri micropassaggi sono davvero molto complicati da comprendere con la lettura autodidatta di testi. Spesso c'è bisogno di un passaggio di tradizione. Ecco qui un maestro, ad esempio, che viene da una tradizione e quindi può iniziare l'adepto verso quel buio che la lettura autonoma e anche lo sperimentare autonomo porta davvero grandissimi ostacoli. E perché Newton è in corso verso uno di questi? Perché lui all'inizio dei lavori è stato anche lui ingannato, insomma, da questi elementi qui principali, e probabilmente lui ha usato il mercurio all'inizio, prima di comprendere che dietro il mercurio è nascosto un altro elemento. E infatti lui si è questa è una roba testimoniata, a un certo punto si intossicò da mercurio, ebbe delle intossicazioni da mercurio, dovette ritirarsi, dovette curarsi, eccetera, eccetera.
Sembra che sia stato trovato un testo all'interno della biblioteca di Newton personale, un testo del Cosmopolita che abbiamo menzionato prima, con degli appunti di Newton vicino, e sembra che uno di questi appunti dicesse proprio qualcosa che riguarda diciamo il mercurio, che invece non è mercurio ma è un altro elemento. Un elemento che adesso posso dirlo perché non è più un segreto segretorum, chiunque insomma possa leggere, abbia la voglia di leggere qualcosa, può anche venirci a capo, non è un problema rivelare questo elemento che si nasconde dietro il mercurio, che poi tra l'altro questi tre principi, zolfo, sale e mercurio, non sono soltanto gli ingredienti, attenzione, ma sono anche dei principi filosofici della materia. Ogni materia, ogni elemento ha una parte mercuriale, una parte più volatile, ma questi sono dei concetti filosofici dell'alchimia molto complessi che adesso terrei un attimino al latere. Però di quell'elemento di cui stiamo parlando ve l'ho messo lì in basso a sinistra, ed è l'antimonio. È scritto lì, c'è il cerchietto con la croce sopra, vedete, e addirittura all'estrema destra vi ho messo come si presenta questo elemento in forma mineraria. Ok? Se vedete quella fotografia di quella pietra nera, comprendete come, ecco, le figurazioni, no? Se viaggiate con la fantasia e tentate di assimilare, di far combaciare quella pietra che vedete lì in foto, quel minerale, ad un animale fantastico. Quale animale fantastico, famelico vi verrebbe in mente? Vedete, nero, le scaglie, c'è anche un po', no, la forma a quella di un drago, no? Il famoso drago nero, di cui molti alchimisti fanno riferimento, per non menzionare l'elemento, il drago nero. Il lupo grigio viene anche menzionato, no? E si dice che è famelico, appunto come materia prima. Ed anche molti sovrani, come vi ho messo la foto di Federico II, il suo sigillo, ma anche Alfonso d'Aragona, a Napoli, si interessavano all'alchimia, la praticavano, o aveva chi per loro la praticava, ma in realtà quando si fanno ritrarre con dei precisi sigilli tra le mani oppure nei loro palazzi, la praticavano proprio, non alla Ruggero II che li faceva lavorare e se scoprivano la filosofale poi gliela dovevano rendere, eccetera, eccetera, probabilmente partecipavano alla lavorazione. E Federico II, vedete che in mano ha un globo crucifero. Si spiega come che sia il globo crucifero, sia la terra che è dominata dalla cristianità, no? Simbolo di potere. Però se guardate attentamente il globo, cioè la sfera, se guardate attentamente, vedete che al suo interno è disegnato un piccolo livello, cioè un livello, vedete, come se questa sfera fosse in realtà un crogiolo, un'ampolla che contenesse qualcosa, la materia. L'antimonio, appunto. Cioè, qual era il messaggio di questi sovrani oppure di alcune simbologie all'interno dei loro palazzi, dei loro castelli, eccetera? Era lasciare un monito per dire: io conosco la materia prima, so qual è, ho domato il dragone nero, in senso tenerlo in mano, l'ho cotto, diciamo così. Quando voi vedete i quadri di San Giorgio, no, che uccide il dragone, lo trafigge, no? Quello è un... Non tutti i quadri sono di origine alchemica, ma molti, a seconda di alcuni elementi, lo sono, simboleggiano proprio questa fase dell'opera, nel momento in cui si tenta di purificare il nero, insomma, che vedete lì. Andando avanti nella slide, ho messo qui per voi una sorta di procedimento di evoluzione di quella che è la simbologia alchemica. Una sorta di evoluzione che vanno, no, in epoca in epoca, credo in credo, perché infatti potete vedere all'estrema sinistra che c'è un crogiolo, che è proprio una immagine perfettamente alchemica e da palesemente alchemica e da laboratorio. Vedete, sotto al crogiolo c'è una fiammella, vedete la fiammella? Quindi è qualcosa che sta sul fuoco. All'interno c'è della mistura, della sostanza. Sembra e ricorda quasi il globo crucifero che aveva in mano Federico, no? Poi guardate a fianco c'è un'altra tabella alchemica che rappresenta l'antimonio. L'abbiamo visto prima, il globo crucifero. Seguitemi, vedete che c'è il globo, poi c'è una croce, no? E questo serpente che si arrotola attorno al globo.
per adesso concentriamoci sul globo crucifero, e questa è la materia di cui abbiamo discorso prima e della simbologia che abbiamo fatto vedere precedentemente. Ora, passando ancora più sulla destra, nell'ultima immagine all'estrema destra, che cosa notiamo? Notiamo un'immagine molto religiosa, cattolica, no? Cattolica cristiana, ossia il cuore, no? Il cuore di Gesù, di Cristo, che arde e si infiamma. Però attenzione, guardate come il cuore sembra essere un crogiolo, no? Sembra essere proprio un vaso, il cui vaso all'estremità fuoriesce una fiamma, perché nel forno accade proprio questo. Se voi poteste guardare la materia nel forno, fa proprio queste scintille all'interno del vaso, all'interno del crogiolo, e guardate come fuoriesce una croce da quelle fiamme. La croce che sembra essere proprio la parte di sopra del simbolo dell'antimonio, no? Il simbolo dell'antimonio che è stato messo nel crogiolo, che arde. Guardate come è meravigliosa, no? Questo passaggio a volte avviene anche a livello inconscio, no? Questo passaggio di staffetta. E poi che cosa succede? Il cuore viene lacerato, come vedete in basso a sinistra, viene lacerato, e fuoriesce qualcosa da questo crogiolo, da questo vaso, e va a riempire un calice che non può ovviamente non portare alla mente di qualcuno di voi l'assonanza col Graal, chiaro, è palese, il Santo Graal. Il Santo Graal per i cristiani, per i cattolici, eccetera, eccetera, sappiamo cos'è, no? E anche sul Graal è stato scritto la qualunque, è stato scritto tutto il contrario di tutto, no? Stati fatti film, scritti libri, raccontato storie, eccetera, eccetera. Di cui non giudico, perché ognuno ha i propri canali, ognuno ha le proprie ricerche, però cerchiamo di comprendere per un alchimista cos'era il Graal, per un alchimista. L'etimologia della parola Graal svela un significato intimo che può essere utile per far luce su un mistero che l'avvolge. La medesima radice si trova nelle voci germaniche Grund e Grund, e in quelle anglosassine Green o Ground, cioè verde. C'ha una sorta di significato interno che è appunto questa parola, cioè questo colore richiama il colore verde. Per il termine Graal, tra l'altro, sono state proposte, come vi ho detto prima, diverse etimologie, ma nessuno ha mai tratto le debite conclusioni sul fatto che il suo nominativo è Graus. Cito con un pessimo francese, scusatemi, tan saint chose è li Graus, cioè cosa santa, santissima, è il Graal, citato nel poema cavalleresco di Chrétien de Troyes, più o meno intorno all'anno 1000, del ciclo bretone appunto, e il Graal è questa pietra verde. Questa pietra verde infatti viene descritto anche come una pietra posta al centro della fronte di Lucifero, uno smeraldo verde. Ricordatevi questa cosa dello smeraldo verde, perché nella prossima diapositiva capiremo perché. Uno smeraldo verde posto al centro della fronte di Lucifero, che in qualche modo gli cade dalla fronte e finisce sulla terra, no? Come cadesti dal cielo, Lucifero, stella del mattino. Così viene descritto anche dal Parsifal. E cerchiamo di comprendere che cos'è questa desinenza verde, perché c'è all'interno questo colore, perché è chiamato smeraldo. Passiamo alla prossima diapositiva. La prossima diapositiva, eccolo qui, l'ha menzionato tra l'altro anche professor Obel. Siamo di fronte al leone verde, è un leone che vedete lì sulla sinistra del vostro schermo. In alchimia è insomma fatto vedere tantissimo, perché questa è una fase molto importante dell'opera. Questa è la fase che i filosofi chiamano, soprattutto Basilio Valentino, perché è colui il quale che ha coniato il termine, vitriol, il famoso vitriol, no? Il vitriol o leone verde, tanto venerato dai massoni, in realtà per gli alchimisti è ciò che abbiamo detto essere il Graal. Appare come uno smalto traslucido, verde oliva, solo che non è uno smalto, e naturalmente non ha niente a che vedere con il solfato ferroso, il cosiddetto vetriolo verde della chimica, che è un'altra cosa. Ma tra poco cercheremo, ve lo mostrerò il Graal. Questo Quirino diceva prima, diceva all'inizio, insomma, faremo vedere una cosa in novità, eccetera, eccetera.
Vabbè, non è che andiamo a puntare sull'esclusiva, no, assolutamente, perché c'è un lavoro serio di ricerca, pratico, soprattutto di rispetto verso la persona che mi ha iniziato all'alchimia operativa e ho chiesto anche a lui il permesso, ovviamente, prima di mostrare alcune diapositive che vedrete tra poco, che sono parti dei procedimenti dell'opera. Però in base al leone, in merito al leone verde che vedete qui, Canzelier scrive: lo smeraldo dei saggi trova tutto il suo valore nel suo intenso color verde, che è anche quello dell'anima universale. Qui c'è un grande segreto. Qui c'è un grande segreto alchemico, ma non solo alchemico, universale, perché si dice che lo spirito dell'universo, qualora si riesca ad attirare nella materia, abbia un colore verde. Che poi i colori nell'alchimia, quando si presentano in un laboratorio, non sono una coincidenza, sono molto importanti. Il verde, quando nel crogiolo appare il vitro, fuoriesce il verde, lo si può capire, concepire, perché i colori non sono mai una coincidenza. Il verde lo possiamo vedere nelle piante, no? Che poi sono il polmone della terra. Un altro colore importante è il rosso in alchimia. Anche il professor Hobel prima ha parlato del leone rosso, quindi leone verde e leone rosso. Il rosso è importantissimo come colore, soprattutto per un essere umano. Che cosa abbiamo noi di rosso all'interno del nostro organismo? Il sangue. Quindi, penetrando dei segreti dell'alchimia, noi possiamo, forse per analogia, penetrare anche qualcosa della natura. Perché sono importanti i colori verde e rosso? Anche in anatomia, insomma, l'abbiamo appena detto. Andando avanti, finalmente sveliamo che cos'è il vitriol. Lo sveliamo visivamente, va bene? Andiamo un pochettino avanti nella diapositiva. E in quella di dopo, ecco che voi vedete una foto qui lì a sinistra, che è una foto che è presa è un catalogo personale. Sono foto personali, quindi io adesso lo dico, ma è sottinteso. È ovvio che è vietata la riproduzione, la qualsiasi altra riproduzione, se non in questa sede. Perché sono foto personali. Quella lì che vedete a sinistra è una delle operazioni più importanti, una fase delle tre opere che avviene in un lavoro da laboratorio alchemico. La materia all'interno del crogiolo, per un procedimento, per qualcosa che adesso, ovviamente, per motivi di tempo, anzi forse mi sto anche troppo dilungando, andiamo a tagliare, diventa verde, perché si dice appunto che il lapis cieli, cioè la pietra del cielo, lo spirito universale, lo spirito mundi, viene attratto all'interno del nostro vaso, del Graal appunto, e se la materia si tinge di verde significa che siete sulla buona strada. Eccole le istruzioni di cui vi parlavo prima. Le istruzioni sono queste: se la materia nel crogiolo vi si tinge di verde, state andando bene. Poi ci sono tanti altri segni che, se li seguiamo leggendo e studiando i testi degli alchimisti, dei maestri del passato, possiamo quasi comprendere che stiamo facendo un passo verso la creazione appunto della grande opera. Ecco perché vi parlo di qualcosa di quasi, anzi no, scientifico, e non soltanto di metafore. Come vedete, vi ho messo a destra un'altra tabella alchemica che richiama perfettamente il vitriol. Vedete, i due personaggi sono vestiti di verde, hanno le toghe verde, vedete all'interno del loro crogiolo c'è una mistura verde. E quello è la foto invece a sinistra del crogiolo del laboratorio personale, che insomma vi ho detto prima. Possiamo vedere, confrontarli, e questo è il risultato che vi dicevo prima. Cioè si riesce a compiere le stesse istruzioni di questi alchimisti, di questi maestri. Quindi che cosa volevano dirci? Qualcosa di così molto fumoso, oppure qualcosa di molto concreto? Beh, dai risultati che si ottengono in laboratorio, se si conosce la scienza, comprendiamo che è qualcosa di molto concreto. La prossima slide mostra, se mi ricordo bene, qualcosa di meraviglioso. Eccolo qui, questo qui è il vitriol, tenuto appunto tra due dita, in controluce. E questo è lo smeraldo dei filosofi, lo smeraldo dei saggi, così come lo chiamava anche Basilio Valentino. Di fianco al vitriol, di fianco alla foto
dello Smeraldo dei Filosofi c'è un sigillo, lo vedete? Quello è il sigillo creato da Basilio Valentino nel suo Azot, se non sbaglio, dove spiega i procedimenti per arrivare al vitriol. Vedete in basso c'è una stella su quello scudo? Ci sono tanti altri elementi, però voi ve ne faccio notare un paio. C'è una stella in basso, nel primo scudo, poi vedete subito sopra la stella c'è il globo crucifero, è poggiato un globo con una croce sopra, vedete, l'abbiamo visto prima, no? Sono elementi che tornano. Poi andate soprattutto, vedete c'è un calice, una coppa, in cui sole e luna riversano dentro la loro mistura? Vedete il Graal? Ecco, che abbiamo detto prima, cioè come il vitriol discende all'interno del nostro crogiolo, del crogiolo dell'alchimista. E questo è il Visita interiore terra rectificandum venet occultum lapidem, ok? Cioè penetra i segreti della terra, insomma, per rettificare la pietra. Ora lo so che è sempre spesso stata usata questa icona, no? Questa frase, come il penetrare dentro noi stessi, dentro il nostro vitro interiore, e non fa una piega, ci sta, per carità, va bene, ma per gli alchimisti operativi il vitro è questo, qualcosa di tangibile, qualcosa che prepara la strada poi per il leone rosso, cioè quello che ha detto, che ha menzionato il professor Hubble prima. Abbiamo visto un leone che mangia un altro leone, sono sempre istruzioni. Andando avanti, siamo quasi verso la fine, andando avanti, c'è praticamente un altro assaggio di quello che è la simbologia alchemica, che però nel corso dei tempi, come vi ho detto prima all'inizio, nella trasformazione poi dell'alchimia in altro, purtroppo sono stati un pochettino, diciamo, riutilizzati per altre discipline e dottrine. Chi di voi magari non ha mai visto dal vivo su internet la famosa Porta Alchemica che sta a Roma, no? La villa del Marchese Palombara, ok? Penso chiunque si interessi un po' di filosofia ermetica, eccetera, eccetera, l'abbia visto. E abbiamo questo sigillo sulla porta ermetica, questo sigillo che vedete sulla sinistra, dove c'è una grande stella di Davide, quindi un triangolo verso l'alto, un triangolo verso basso, e poi vedete che c'è, se guardate bene, il simbolo dell'antimonio ancora. C'è un globo con una croce sopra. Forse nella pietra non si vede molto bene, perciò a fianco vi ho messo le stampe. Ora, questo sigillo, come tutta la porta di questa villa, se noi sappiamo decifrare la simbologia sulla pietra, quella simbologia chiama alcune delle operazioni da laboratorio per completare l'opera, per la grande opera. Adesso questo sigillo, no adesso, da fine 800, 900, insomma, questo sigillo è stato reinterpretato in qualsiasi modo, un po' come il Graal, eccetera, eccetera. Per esempio, un grande filosofo dei primi del Novecento che amo tantissimo, che è Giuliano Kremers. Eccolo qua, il suo testo, Giuliano Kremers. Io ci ho fatto anche un film sopra, il Vitriol, che ha prima fatto vedere Quirino. Uno dei protagonisti è proprio Giuliano Kremers, un filosofo che ho amato tantissimo, che è di Portici, che ripropone sul suo testo come immagine di copertina proprio il sigillo della Porta Palombara. Però poi vediamo che anche Kremers poi lo spiega questo sigillo in un modo magistrale, ma non dal punto di vista alchemico, non dal punto di vista operativo della scienza da laboratorio. Lui richiama ad un'altra operatività, un'operatività della sua scuola, un'operatività della sua tradizione magico-terapeuta, ma non è l'operatività da laboratorio di cui stiamo discorrendo adesso. Però se noi andiamo alle fonti, perché ho scritto qui che la cosa importante sono le fonti? Perché se noi andiamo alle fonti, cioè nel senso questo sigillo, chi l'ha partorito, chi l'ha inventato, come vi ho fatto vedere prima il sigillo di Basilio Valentino, beh, vediamo che esiste un signore che è scritto qui, che faceva parte di una combriccola di Cristina di Svezia, no? Una combriccola di alchimisti, di cui faceva parte anche Palombara, che ha fatto la villa, che ha fatto questa porta. E se andiamo a leggere la fonte su cui questo simbolo è riportato, vediamo che c'è una spiegazione molto, molto
scientifica, cioè da laboratorio, da misture che devono essere combinate insieme. È un qualcosa che abbiamo letto anche nelle citazioni precedenti, certo un assaggio, ma giusto per farvi comprendere. Quindi un lavoro da laboratorio che però viene messo in formule in questo modo. Signori, perché le formule dell'epoca erano queste. No, non erano le scritte, tutte le inequazioni, eccetera, eccetera. Le formule erano queste. Queste sono le formule, sigilli, che se vogliamo interpretarle alla maniera degli alchimisti, così come sono state partorite, ci dobbiamo attenere a un lavoro che loro avevano in mente. Poi ben venga che sono il punto di partenza per aprire altre porte, altri mondi. Io sono il primo che appoggia queste, però bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Bisogna comprendere l'uno e l'altro. Non basta dire che insomma che tutto è unito, tutto è uno e risolviamo così la faccenda, insomma, l'acqua di rose. Soprattutto se ci interessa l'alchimia operativa. Se non ci interessa, tutto questo che stiamo dicendo è inutile. A me mi interessava l'alchimia operativa. Io avevo iniziato ad apprenderla prima attraverso scuole spirituali, eccetera, eccetera, poi attraverso lo studio intenso di Jung, e pensavo che bene o male l'unione di queste due discipline mi aveva dato un quadro completo dell'alchimia, ma sentivo che questi signori, quando li leggevo, dicevano qualcos'altro, qualcosa di segreto, sì, ma di molto palpabile. E quindi diciamo che la curiosità poi mi ha portato a incontrare appunto una persona che era sulla via dell'arte per tradizione, e quindi ho avuto, diciamo, la fortuna di essere iniziato all'alchimia operativa e quindi finalmente a comprendere, così come vi sto dicendo adesso, alla buona, perdonatemi se a volte sembro essere un po' confuso, quello che il lavoro che facevano questi signori. La fine di questa slide, andiamo avanti, siamo quasi alla fine, perché vi do un altro assaggio dei segnali, i segnali che avvengono nel vostro laboratorio quando siete sulla via giusta per la filosofale. La stella. La stella l'abbiamo vista poco prima sul sigillo, no? Il sigillo di Ermete, abbiamo visto la stella, ma la stella ve l'ho fatta notare anche due slide precedenti fa, sotto il simbolo di Basilio Valentino del Vitrion. La stella l'abbiamo vista anche in alcune immagini riprodotte da Siegfried Obel, dal professor Obel. E qui Canzelier scrive: a proposito della stella, abbiamo avuto l'occasione di dire precedentemente che, così come guidò i magi sino alla caverna dove riposava il divino infante, essa dirige l'alchimista durante una gran parte delle sue operazioni manuali al forno. Non c'è altro. Ma cosa significa questa frase enigmatica? Sembra anche un po' folle, no? C'è una stella che dirige l'alchimista durante le sue operazioni. Ovvio, se non sapessi, se non avessi visto, e adesso io condividerò con voi quello che vi sto dicendo a proposito di questa stella, io penserei che la stella uno la vede o perché si è fatto un tre quarti di vino vicino al forno delle pizze e quindi vede le stelle o vede la stella interiore, oppure insomma chissà quale indiazione, quale maturazione spirituale interiore porta a vedere la famosa stella polare, cioè la stella dell'iniziazione, che è la retta via. Ma c'è anche una terza opzione, cioè se si riproducono correttamente in laboratorio, non mi stancherò mai di dirlo, determinate procedure, eccetera, eccetera, vediamo cosa salta fuori. Prima però ci leggiamo anche cosa dice Fulcanelli sulla stella, la stella alchemica. Si comprende senza fatica che la stella, manifestazione esteriore del sole interno, si presenta ogni volta che una nuova porzione di mercurio viene a bagnare lo zolfo. Ma attenzione, non è mercurio, l'abbiamo detto prima, e non è lo zolfo inteso proprio letteralmente del termine. E che subito questi cessa di essere visibile per ricomparire alla decantazione, cioè all'allontanamento della materia astrale. Che cos'è questa stella? Andando avanti con la penultima slide, se non sbaglio, vi mostro un'altra operazione da laboratorio. Un'altra operazione da laboratorio, che è questa procedura qui, se si può andare avanti con la slide, forse ho fatto addormentare qualcuno, mi dispiace, scherzo. Ecco qui, un attimo che appare, la stella è complessa,
Eccola qui, signori miei. Allora, questa foto che vedete fa parte sempre, insomma, di una collezione di foto private, che cioè non è che una collezione, durante il lavoro si catalogano, no? Si fotografa, si annota tutto quello che è il lavoro da laboratorio, no? È una catalogazione, diciamo così. Quello che vedete a sinistra appoggiato su un panno rosso è ancora uno step dell'opera. Lasciate stare di che materiale è quel lingotto, sorvoliamo tutto questo, è chiaro, però vi invito ad essere attenti, perché l'alchimista esaminava la natura e traeva i simboli, i sigilli e le sue forme da quello che vedeva, dal figurativo. E infatti, che cosa vedete stilizzato sulla fronte, sulla faccia di questo regolo? Vedete c'è un cerchio? Vedete c'è un cerchio su questo minerale? E poi c'è una striatura? Ci sono delle striature che partono dal centro? E qui si capisce il sigillo di Ermete sulla porta di Palombara, cioè centrum intrigono centri. Cioè dal centro parte praticamente il tutto, che vedete che sembra, anzi lo è squisitamente, essere quasi la stilizzazione di una stella. Anzi, più questa operazione viene portata avanti, viene fatta bene, più la stella sopra diventa molto delineata. Avrei potuto farvi vedere tante altre foto, ho scelto questa, abbiamo scelto questa, insomma. E come potete vedere in basso vi ho messo un'altra immagine alchemica che racchiude tutto quello che stiamo osservando visivamente, cioè la stella al centro, vedete, contiene anche le stesse striature, è fatta proprio allegoricamente con le stesse striature che vedete sulla superficie del regolo, si chiama regolo d'artista, no? Regolo alchemico, e poi il tutto è sormontato da una corona e una croce, perché se noi vediamo in totale questo elemento, questo sigillo, vedete che è l'antimonio, l'abbiamo visto all'inizio della nostra disquisizione, il cerchio con la croce sopra, però con la stella questa volta sulla sua facciata, che se esce, se al fortunato alchimista, apprendista, esce la stella dopo un'operazione precisa, significa che è sulla buona strada. Ecco la buona stella. Eccola qui, la stella dei magi. Seguire la stella. L'ha detto Fulcanelli, l'ha detto Canzelier, ma lo dicono Basilio Valentino, il Cosmopolita, eccetera, eccetera. Quindi, durante le operazioni, se esce quel colore, sei sulla buona strada. Se esce quell'elemento, se esce quella stella, quella forma, ok, continua. Questa è la divina provvidenza, secondo gli alchimisti. Ma alla fine di tutto questo, io racchiuderei tutto ciò che ci siamo detti, cioè nel senso la differenza tra alchimia operativa, tra l'alchimia spirituale, tra l'alchimia interiore, quella da laboratorio, eccetera, eccetera, con una frase del sommo Meyer, Michel Meyer o Michael Meyer, che sta alla fine appunto di questa nostra dissertazione. Eccola qua, praticamente, che io reputo geniale. Michael Meyer fa un'opera, l'Atalanta Fugens, sempre il professor Obel ne ha mostrato una cartella prima, no? Un'immagine dove descrive l'opera veramente in tutto il suo splendore. È proprio un libro di istruzioni, come il libro muto. È in risposta a chi chiede che cos'è la filosofale. Questo, quello, quell'altra cosa, Michael Meyer o Michel Meyer, qual dir si voglia, risponde con grande arguzia. Scrive: quasi tutti coloro che hanno sentito parlare della pietra filosofale e del suo potere chiedono: ma dove si possa trovare? Il filosofo dà sempre una duplice risposta. Prima dice che Adamo ha preso la pietra filosofale dal paradiso e che ora presente dentro di te. Meravigliosa questa cosa, no? E che ora presente appunto dentro di te la pietra filosofale. Dentro me e dentro tutti, e che gli uccelli di terra e lontane l'hanno portata con loro. E questa è la prima cosa che dice il filosofo. Ma poi il filosofo risponde che si può trovare nella terra, nelle montagne, nell'aria, nel fiume. Allora, in che modo bisogna cercare? E conclude un po' veramente quasi paraculo, ma fatemi passare il termine, in un modo meraviglioso,
dice per me in entrambi i modi, ma ogni modo ha il suo modo. Cioè sta dicendo dove c'è gusto non c'è perdenza, no? Fate quello che volete, seguite quello che vi piace, che alla fine, insomma, probabilmente arriverete a un risultato. E se il risultato è ciò che stavate cercando, e allora ben venga. Quindi il filosofo dice queste due cose, l'alchimista dice la puoi trovare dentro di te, però poi ti dice guarda che la pietra filosofale è anche un qualcosa che noi raggiungiamo tramite l'artificio dell'arte. E questo è un po' un assaggio della scienza che praticava questo signore alle mie spalle, cioè il principe di San Severo, l'alchimia. Spero di essere stato interessante, che vi abbia dato, insomma, degli spunti su cui riflettere. Grazie. Grazie, Francesco. Sì, sì, sei stato... Un po' prolisso? No, anzi, per me no. Poi... Allora, Martin, a te l'arduo compito. Sì, buonasera. Io vi prego di non andare via, però. Restate tutti qui con me, perché tra l'altro sarò breve, anche perché siamo da 3 ore in questo flusso continuo di cose interessantissime, devo dire. E l'arduo compito mio è un po' come quello di chi viene interrogato dopo il primo della classe, che gli ha già soffiato l'argomento sul quale si era preparato, no? L'argomento a piacere, arriva lui e dice, io adesso di che parlo? Ecco, mi sento un po' così. Oppure Martin, Massimo Troisi quando dice, dopo che tutti hanno parlato della vittoria dello scudetto del Napoli, dice, vabbè, adesso chiudete il gas dell'acqua, chiudete le tapparelle, non so più che dire. Ma, esattamente. Ma non è vero, anche perché io sono molto felice, scusami, poi ti do subito la parola, di, posso dirlo, no? Di essere a fianco a te in questo cammino pratico, quindi tu sai benissimo quello che ho detto perché lo viviamo insieme e questo per me è una gran felicità, quindi puoi parlare quanto vuoi, lo sai, che è tutta una giunta. Ti ringrazio Francesco, io faccio veramente una sintesi rapida di quello che è stato detto. Abbiamo iniziato con la storia, abbiamo proprio creato la cornice al Principe di San Severo da un punto di vista storico, con il bellissimo intervento di Corinna, e poi ci siamo addentrati un po' nel campo della psicologia dell'uomo del Settecento, successivamente con il professor Mazzullo, e abbiamo anche capito che Raimondo De Sangro, talvolta descritto dalle persone come un uomo fuori del suo tempo, in realtà Raimondo De Sangro era profondamente calato nel suo tempo, perché era un uomo dell'illuminismo che non si fermava davanti a nulla, sostanzialmente, davanti a nulla rispetto a quelle che erano le potenzialità della conoscenza del suo tempo. E quindi gli abbiamo dato una cornice, l'abbiamo collocato storicamente. In questo ambito storico del principe, in cui il principe di San Severo si è mosso come scienziato, come iniziato, quindi come massone, come alchimista, come conoscitore della Cabala, anche come ci ha fatto capire perfettamente il professor Oebel, nell'ambito di questa sua collocazione storica e di uomo del suo tempo, ma aperto a tutto quello che il suo tempo poteva mettergli a disposizione, noi ci siamo poi addentrati con il professor Oebel nella Cappella San Severo, che Raimondo De Sangro ha provveduto a adornare a partire dalla metà del secolo nella maniera in cui il professore ci ha in maniera illuminante spiegato. Abbiamo visto soprattutto, il tempo era poco, anche se è sembrato tanto, a un certo punto il tempo è volato. Il professore ha cercato di fare una sintesi del suo libro meraviglioso che La Cappella Filosofica del Principe di San Severo, nel quale in più di 500 pagine affronta una moltitudine di argomenti che però stanno tutti quanti insieme, armoniosamente, in maniera incredibile, come se effettivamente Raimondo De Sangro, in quel piccolo luogo, che la Cappella San Severo sostanzialmente è piccola, è come se in quel piccolo luogo Raimondo De Sangro fosse riuscito a coagulare
se vogliamo utilizzare un termine alchemico appunto, tutto il suo, tutta la sua conoscenza, tutto il suo sapere, o quello che reputava importante far arrivare ai posteri. Nella trattazione del professor Hobel abbiamo visto soprattutto l'aspetto filosofico, nel senso alchemico, l'aspetto sefirotico, straordinari, fondamentali. Io confesso di non avere una profonda conoscenza della Kabbalah da questo punto di vista, e quindi rimango profondamente incantato nel riuscire a nell'ascoltare trattazioni in cui la Kabbalah entra in maniera prepotente nella disquisizione di, per esempio, un luogo esoterico, iniziatico, come la Cappella San Severo. E ha fatto bene il professor Hobel a tralasciare, seppur nel suo libro affronti l'argomento, quello che è l'aspetto massonico della Cappella San Severo. La Cappella San Severo talvolta viene definita da, diciamo, in maniera un po' avventurosa da chi tenta di decodificarla, come un tempio massonico. Questo è vero fino a un certo punto. La Cappella San Severo non è un tempio massonico. La Cappella San Severo nasce alla fine del Cinquecento come cappella gentilizia e poi viene adattata dal suo più illustre, più famoso proprietario, appunto Raimondo De Sangro, per poter veicolare un messaggio. Un messaggio che è anche massonico. Quindi, diciamo, da un lato è errato dire che la Cappella San Severo sia un tempio massonico. Dall'altro, però, possiamo affermare, in un certo senso con un po' di tranquillità, che è anche un tempio massonico, ma è soprattutto un laboratorio alchemico, come ci ha spiegato il professor Hobel. Dal punto di vista massonico, però, Raimondo De Sangro colloca tutta una serie di simboli. Io non ho preparato delle slide, però le avete già viste, le immagini che vi avrei fatto vedere. Dal punto di vista massonico, Raimondo De Sangro colloca in punti abbastanza precisi dei simboli, così che chi entrasse nella sua cappella gentilizia, già a conoscenza di quel percorso appunto massonico, riuscisse a individuare in questi simboli un linguaggio comune. E allora, per esempio, il professore ci ha mostrato nelle sculture della sincerità e della suavità del gioco coniugale le due pietre, la pietra grezza e la pietra levigata, che noi troviamo in tutti i templi massonici, nel Settecento come oggi. Ricordiamoci che c'è stata una tradizione di quella simbologia attraverso i secoli, quindi anche oggi, nel XXI secolo, i templi massonici sono sostanzialmente molto simili a come erano ai tempi di Raimondo De Sangro. E quindi pietra grezza e pietra levigata li posiziona al di sopra di quelle due sculture Raimondo De Sangro, più o meno laddove voi li trovereste in un tempio massonico. Ancora, abbiamo visto la squadra e il compasso posizionati sulla tomba di Raimondo De Sangro. Raimondo De Sangro fa un'operazione molto sapiente da questo punto di vista. Colloca la squadra e il compasso, un po' defilati, come ci ha fatto notare il professor Hobel, come a dire, se hai occhi per vedere le trovi, io non è che mi metto a sbandierarle in giro. Ebbene, le ha collocate, questi due strumenti fondamentali dell'arte muratoria, su un libro chiuso. Questo è sottile, perché squadra e compasso posti sul libro chiuso significa in un certo senso la conclusione dei lavori, la conclusione dei lavori massonici. Un rapido accenno a quello che significa. Quando si apre una tornata, ovvero una riunione massonica, si apre il libro sacro, nella nostra fattispecie, parlando di massoneria, diciamo, italiana, il libro sacro è il Vangelo di San Giovanni, si apre questo libro sacro e sopra di esso vengono collocati, intrecciati, squadra e compasso. Quando i lavori terminano, questo libro viene chiuso, come se appunto si spegnesse un interruttore. E Raimondo De Sangro sapientemente colloca il libro chiuso sopra la sua tomba, come a significare i miei lavori terreni sono finiti, quindi chiudo il libro, e li colloca a sinistra del suo, della panoplia che appunto descrive alcune delle sue qualità terrene. Andando avanti, lo zoccolo che indossa il decoro potrebbe far pensare alla pantofola che viene indossata dall'iniziando, colui che viene introdotto in una loggia massonica, che viene preparato in un certo modo perché deve mostrarsi come se fosse imperfetto, viene da un mondo imperfetto, che è il mondo profano, arriva nel mondo massonico e acquisisce la qualità di iniziato e si presenta alle porte del tempio indossando una pantofola. Quindi questo è un passaggio che potrebbe avere un altro significato massonico, che Raimondo De Sangro colloca in un punto ben preciso del suo tempio gentilizio. E poi c'è, secondo me, il colpo di genio, c'è la beffa quasi che Raimondo De Sangro lascia
in eredità a chi potesse leggerla, interpretarla ai suoi tempi o ai nostri tempi. Il professor Obel ci ha parlato in maniera impeccabile del disinganno e della pudicizia. E il disinganno è una delle sculture più stupefacenti della Cappella San Severo, forse anche superiore al Cristo velato. Ebbene, il disinganno poggia, come ci ha fatto vedere il professore, su un basamento dove viene mostrato l'episodio evangelico di Gesù che dona la vista al cieco. Gesù interpreta in un certo senso, in questo bassorilievo, il ruolo del maestro venerabile che dona la vista all'iniziato. Qual è? Dov'è il colpo di genio? Provate a ricordare, ma la troverete facilmente facendo una ricerca online, questa immagine. Ebbene, il colpo di genio è il modo in cui Raimondo De Sangro ha voluto che fosse rappresentato il cieco nato. Cioè questo personaggio si presenta con la spalla sinistra scoperta a mostrare il cuore in segno di sincerità, esattamente come venivano e come vengono preparati i candidati, gli iniziandi a entrare in una loggia massonica prima di poter essere accolti all'interno del tempio, all'interno della loggia. Quindi Raimondo De Sangro posiziona un simbolo in maniera manifesta all'interno di un altro simbolo, ovvero l'episodio evangelico di Gesù che dona la vista al cieco, alla portata di tutti, li mette lì in bella vista e accompagna questo bassorilievo con una frase meravigliosa: coloro che non vedono vedranno, coloro che non vedono perché sono nel buio riceveranno la luce, certo, ma anche coloro che capiranno vedranno. Questa è una beffa meravigliosa. Immaginate un prete, magari uno di quei gesuiti che si scagliarono contro Raimondo De Sangro mentre era in vita. Questo prete entra nella sua cappella, fa un giro, trova numerosi simboli cristiani, arriva al basamento del disinganno e vede l'episodio evangelico di Gesù che dona la vista al cieco e dice: vabbè, questo principe di San Severo è un po' bizzarro, però tutto sommato vedo le cose al loro posto. E non ha visto nulla, però, perché gli è sfuggita quella spalla, perché non sa. Invece immaginate un massone che entra nel tempio massone, nella cappella San Severo, arriva al basamento e si specchia in un certo senso. Come se dicesse: ma guarda, proprio come sono stato preparato io quando sono entrato nella loggia massonica. Quindi la Cappella San Severo e Raimondo De Sangro hanno parlato e parlano a più livelli, continuamente. E c'è poco da fare, sono livelli a volte difficili da comprendere. Vi faccio un altro esempio rapido. Spostiamoci a sinistra, la statua della pudicizia. La pudicizia poggia su questo basamento dove abbiamo visto il professore ci ha segnalato il bassorilievo della scena della resurrezione di Gesù, la prima testimone che assiste all'evento, Maria Maddalena, quindi non l'imetangere. Ai lati di questo basamento il professore ci ha segnalato la presenza di elementi vegetali, di una quercia. Qui si cela uno dei segreti dell'alchimia. In che senso? Non tanto nel significato di questa quercia, cioè nel cosa si nasconde dietro questa quercia. Ce l'ha fatto vedere Francesco De Falco è stato strepitoso, sia dal punto di vista della verve, sia da quello che ci ha detto. In pochissimo tempo vi ha fatto capire cose che voi non avreste capito in almeno un paio d'anni di studio leggendo i testi dell'alchimia classica. E noi dovremmo essergli molto grati per questo. Allora, qual è il segreto che si nasconde dietro la quercia? Il segreto che si nasconde dietro la quercia è che la quercia adombra la materia prima, l'antimonio, come ci ha fatto vedere Francesco. Ma come ce lo adombra? Ce lo adombra in maniera sofisticata, attraverso quel linguaggio che gli alchimisti hanno usato in maniera stupefacente nei loro testi e contro i quali ostinatamente gli studiosi hanno battuto la testa, cercando di venire a capo di questo intricato linguaggio, e sarebbe la lingua degli uccelli. Ne parla benissimo Fulcanelli. La lingua degli uccelli è una specie di codice, è un po' come la parlesia dei musicisti napoletani, dei musicisti di strada, per esempio, che si mandavano dei messaggi in codice che solo loro riuscivano a capire. Gli alchimisti hanno adoperato questo linguaggio degli uccelli in maniera straordinaria, disseminando i loro testi di giochi di parole che in pochi riuscivano a capire. E però attraverso questi giochi di parole veicolavano verità, veicolavano per esempio i nomi delle materie che loro utilizzavano. Nel caso della quercia, per esempio, vi faccio questo esempio che è molto succoso e vi dà anche l'idea del perché Raimondo De Sangro abbia messo una quercia lì. La quercia, ci fa capire, ci spiega Fulcanelli, non lo dico io,
In francese è chaîne, la chaîne, dal greco chaino, che vuol dire qualcosa di, che si spacca, che si crepa, che si taglia. Chaîne, quindi qualcosa che viene spaccato, aperto, che si crepa, così come viene mostrata talvolta la materia. Francesco ci ha fatto vedere un esemplare di antimonio. E molto spesso, quindi, al posto di mostrare l'antimonio, gli alchimisti hanno mostrato questa quercia cava e contorta, come a voler far capire che in quel rebus si celava il nome della materia. Raimondo De Sangro fa lo stesso, lo fa in maniera diffusa nella sua cappella. Ecco, io allora potrei suggerire per uno studio di questa materia così affascinante che è l'alchimia. Che cos'è l'alchimia? Chiedeva qualcuno nelle domande. Che differenza c'è tra l'alchimia e la chimica? Accidenti. Rispondere non è facile, ma non è nemmeno poi particolarmente difficile. Io rispondo con una parola, con una espressione, secondo me, felicissima di Canceller. L'alchimia è metafisica da laboratorio. Cioè, se la chimica si ferma, tra virgolette, a quella che è la, diciamo, l'oggettività delle operazioni di laboratorio, l'alchimia va oltre. In quelle operazioni di laboratorio l'alchimia vede un collegamento tra il cielo e la terra. È come se io lavorassi non semplicemente per vedere una trasmutazione o per veder mescolare due elementi, ma come se io lavorassi per la maggior gloria di Dio. Da questo punto di vista il divario è abissale, perché è come un sacerdozio, è il sacerdozio della materia. Una cosa che nessun chimico si sognerebbe mai di dire, ma per l'alchimista è normale. Per l'alchimista esiste ora et labor, cioè prega e lavora. Le due cose non possono essere distinte. E quindi le operazioni di laboratorio vengono viste attraverso la lente della metafisica, attraverso la lente della spiritualità. Questa è la grande differenza. È in un certo senso una differenza di prospettiva. Ecco, per ritornare al discorso della lingua degli uccelli, io avrei da suggerirvi qualche libro. Se leggete il francese, per esempio, ecco, questo è Pierre Dujol de Valois, era un grande esoterista. Pierre Dujol de Valois ci parla della chevalerie amorose, cioè della cavalleria amorosa. Lui, in questo libro straordinario, che purtroppo non si trova in italiano, ci fa capire come attraverso la lingua degli uccelli i sapienti nel corso dei millenni si siano tramandati dei segreti. E quindi come facciamo noi a penetrare questi segreti se non abbiamo la chiave, se ci manca il linguaggio? Pierre Dujol de Valois ci fa un po' penetrare in questo linguaggio attraverso delle metafore e anche degli esempi straordinari, non ultimo quello di cui ci ha parlato anche Francesco, la saga arturiana, nella quale gli elementi alchemici abbondano in maniera straordinaria. Noi siamo abituati a immaginare, come ci ha detto Francesco, il Graal come una coppa, la coppa dove sarebbe stato raccolto il sangue di Gesù, ma in realtà nel primissimo testo in cui si parla del Graal, il Graal è una pietra, il Graal non è affatto una coppa, successivamente viene chiamato vassoio, insomma non è dall'inizio quello che noi immaginiamo che fosse. Questo ci dà l'idea che c'è stata una trasformazione, forse anche per la perdita del significato. Un testo che potreste provare a trovare, anche se ormai è fuori catalogo, a proposito della lingua degli uccelli, è questo qui. Questo è in italiano, il canto delle gru di Sante Anfiboli. È un alchimista, un ricercatore, uno studioso italiano. Potreste provare a cercarlo in qualche giacenza. Nel canto delle gru, Sante Anfiboli spiega perfettamente che cosa sia il linguaggio degli uccelli e anche vi dà anche qualche suggerimento su come riuscire a interpretare alcuni di questi segreti alchemici. È difficile. È tutto estremamente difficile, estremamente facile o anche affascinante. E però questo vi dà anche l'idea di come molto spesso noi andiamo a sbattere contro delle mura sono lì, ma granitiche, semplicemente perché non abbiamo la chiave per aprirle. Badate che tutto questo vi dà anche l'idea di come affrontare questi argomenti. Non sia possibile in maniera così, come dire, leggera,
leggendo Bignami, seguendo magari qualche piacevole tour di Halloween alla ricerca dell'esoterismo. Questa roba è difficile, questa roba è serissima. E per millenni studiosi hanno sbattuto la testa contro queste cose. Abbiamo parlato di Newton. Newton non era l'ultimo degli stupidi, il padre della scienza moderna. Pensate che uno come Newton potesse dedicarsi a queste cose a cuor leggero? No, lo faceva in maniera assolutamente consapevole, ben sapendo che si trattava di cose assolutamente importanti e fondamentali. E anche il principe di San Severo non era semplicemente un inventore di cose buffe. Raimondo De Sangro si divertiva anche a sorprendere i suoi contemporanei, creando dei giochi di luce appunto con i suoi famosi fuochi d'artificio, tra i quali spiccava questo verde smeraldo che nessuno aveva mai visto prima. Raimondo De Sangro non era semplicemente colui che inventava la carrozza acquatica che verso la fine della sua vita stupì i napoletani facendo una corsa attraverso il golfo come se fosse trainata da cavalli acquatici. Raimondo De Sangro non era colui che si divertiva a sbeffeggiare il sangue di San Gennaro ricreandolo nel suo laboratorio, oppure non era semplicemente il burlone che donava alle sue amiche, alle dame che lui diciamo frequentava, donando loro delle gemme artificiali che lui si divertiva a ricreare. Queste erano le bazzecole, i divertissement, ma quello che lui faceva era appunto lo studio della materia al fine di avvicinarsi alla spiritualità, al fine di avvicinarsi a Dio. E quindi tutto questo richiede necessariamente uno studio, richiede necessariamente un'applicazione, richiede che noi alquanto meno, se vogliamo capire un po' l'alchimia, si sappia che cosa dicano Fulcanelli, Cancellier, ma abbiamo parlato di Basilio Valentino. È roba difficile, è roba che non si sintetizza in un attimo, in una lettura veloce. E quindi il nostro magari obiettivo è anche quello di far venire un po' la voglia di andare a fondo, di togliere quei veli, di squarciare quelle reti che Raimondo De Sangro ha disseminato nella sua cappella, perché quello è l'obiettivo, di andare oltre, di sollevare il velo e di guardare in faccia la conoscenza, ma non arrivandoci impreparati. Un carissimo amico che ci ha lasciato troppo presto, purtroppo, e che è stato per me fondamentale nella formazione, nella mia formazione, anche nell'avvicinarmi a questo mondo, il professore Mario Buonoconto, nel descrivere una delle statue della Cappella San Severo, una delle meno riuscite dal punto di vista artistico, ma dal profondo significato di cui il professor Obel ci ha anche parlato, ovvero il dominio di se stessi, il professore Buonoconto descrive quel guerriero che Raimondo De Sangro posiziona in quella scultura, milizia esoterica. Ecco, quindi noi per arrivare a capire, un po' a percepire queste cose, dobbiamo farci milizia esoterica, cioè essere soldati di noi stessi, armati contro l'ignoranza, per poter appunto squarciare il velo e avvicinarci ad un minimo alla conoscenza. Questa milizia esoterica che tiene a bada il leone, no? Il dominio di se stessi, non vuol dire uccidere le proprie passioni, ma tenerle a bada, riuscire a controllarle. E riuscendo a controllare queste passioni si può sperare di andare oltre e avvicinarsi un pochino alla conoscenza. Io mi fermo. Vogliamo lasciarvi un po'. Vogliamo lasciare un po' sedimentare tutto quello che abbiamo detto, che era tantissimo. Io me la rivedrò questa carrellata fantastica per onorare il principe Raimondo De Sangro nei 250 anni dalla sua morte. Vi lascio con queste parole, sperando che si sedimentino dentro di voi, e con un'ultima suggestione, un'ultima cosa che mi fa piacere mostrarvi. Uno dei miei amici, ecco, i veri amici sono quelli che riconosci per le affinità di certe cose. Uno dei miei amici mi ha fatto dono di un libro del 75, che a sua volta aveva avuto in dono da un personaggio che abbiamo nominato più volte questa sera, questo pomeriggio. E questo libro gli fu donato da Eugène Cancellier. E io ho questo libro francese su cui c'è questa dedica a Severin Batfroid, che io saluto, carissimo amico,
questa è la firma di Cancellier. Severini mi ha regalato questo libro, io lo tengo come una delle cose più care nella mia piccolissima biblioteca, perché è come se si fosse creato un ponte tra me e Cancellier attraverso l'amicizia di Severin. Quindi vedete, questo vi fa anche capire che c'è una tradizione nel senso anche di un passaggio di amore in questi studi, in questo mondo esoterico. E senza amore non si va da nessuna parte. Quindi noi speriamo di avervi fatto venire quantomeno l'amore in tutto questo, quantomeno l'amore in quello che Raimondo De Sangro ha voluto lasciare nella sua Cappella San Severo, a beneficio di coloro che riescono ad avere occhi per vedere. Grazie. Grazie, grazie Martin. Speriamo di aver disvelato, ma soprattutto rotto, il muro del preconcetto e dei pregiudizi, soprattutto. E allora io volevo salutare tutti i nostri spettatori che hanno avuto la pazienza e la forza di ascoltarci fino alla fine. Puntata bellissima che io rivedrò, adesso andrò a scaricare anche su YouTube, quindi sarà disponibile anche su YouTube. Saluto tutti i relatori, ciao Domenico, ciao Francesco, ciao Sigfrido, ciao Martin. Purtroppo Corinna è dovuta andare via per questioni familiari urgentissime. E quindi grazie a tutti, buonasera e arrivederci. Evviva il principe di San Severo! Ciao a tutti, buona serata.